180 minuti alla fine del campionato di Serie A, ancora tutti, quasi tutti i verdetti da scrivere, a parte oggi quello della retrocessione. Venezia, prima retrocessione in Serie B anche in ragione del risultato maturato questo pomeriggio al Castellani, 1-1 tra Empoli e Salernitana. La corsa Europa, perché ovviamente lunedì al Marassi c'è Sampdoria-Fiorentina ed è questo il sondaggio di stasera, quello che vi chiediamo stasera. Italiano, Mourinho, Sarri, Gasperini, chi resta fuori? Perché uno di questi dovrà rimanere fuori dalla corsa europea. Tantissimi temi da affrontare con i nostri ospiti, vediamo subito i titoli di stasera, di questo sabato sera di A Tutto Gol. Ovviamente al Marassi per l'Europa la Sampdoria trema perché ancora non è salva matematicamente, manca un punto, domani potrebbe arrivare già la salvezza automatica laddove per esempio il Cagliari perdesse con l'Inter. Intrecci che valuteremo col nostro studio, Italiano ha parlato in conferenza stampa, dice concentrati sull'Europa, poi si vedrà, parleremo con la società. Corsa Europa ovviamente ve lo abbiamo anticipato, uno di questi quattro rimarrà fuori. Chi rimarrà fuori? L'Inter di rincorsa perché vince la Coppa Italia, cerca il doblete rincorrendo il Milan e nel frattempo la Juve crolla e psicodramma a Torino, ne parleremo. Si è parlato di Nedved, polemiche tra Agnelli, vicepresidenti, Allegri. Ultimo titolo, tanto attenzione perché il Venezia passa subito in vantaggio a Roma, scusate ma durante i nostri titoli diamo una notizia che ha del clamoroso. Massimo Brigato, vieni su di me con le telecamere perché logicamente sta giocando in questo momento Roma-Venezia, partita iniziata da un minuto, Venezia subito in vantaggio, vediamo Veretout sconsolato, via. Allora leggiamo l'ultimo titolo e poi andiamo subito, entriamo in media stress. Ultimo titolo dedicato all'Empoli, Cutrone frena la Salernitana e appunto di fatto in ragione di questo il Venezia in B. Ospiti di stasera il direttore dei direttori Marcello Mancini, ciao Marcello. Ciao, buonasera a tutti. Il convitato di pietra, cicerone di A Tutto Gol, Angelo Pollina. Ciao, buonasera. Angelo. Ciao, buonasera a tutti. Francesco Matteini, che torna a trovarci, grande osservatore di calcio e fine osservatore del mondo. Intanto hai osservato il gol del Venezia. Ho osservato il gol del Venezia, intanto buonasera a tutti. Ho osservato anche il sondaggio, sì, che ha lasciato fuori una possibilità. Potrebbero invece entrare anche tutti e quattro. Se la Roma arrivasse ottava vincendo la Coppa, sì, sarebbero tutti e otto in Europa. Esatto, quindi ne parleremo anche con il nostro Roberto Vinciguerra che arriverà tra pochissimo, di questa serie di concatenazioni. Allora, sta maturando un risultato che ha del clamoroso in questo momento a Roma perché Venezia retrocesse, quindi poco fa parlavamo appunto degli intrecci possibili, dando per scontato che la Roma stasera avrebbe vinto. Io non sono... sicuro che se la Roma arriva ottava entrano tutte e tre, perché i posti sono tre e la Roma andrebbe in Europa League, vanno la quinta e la sesta e la settima, e la settima va in, no, fidati, sono sì, tre no. posti, allora, no, ma è così, tant'è che Mourinho accusa appunto il sistema calcio italiano di fare le cose in modo tale la Roma, dice, tanto va da un'altra strada, per cui in questa, se la Roma arriva ottava hai otto squadre in Europa, se la Roma arriva settima ne hai solo sette. E chi va in Europa League? La quinta, la Roma, la quinta, la sesta e la Roma. La settima va a fare la Conference. Facciamo ordine. Se la Roma dovesse vincere la Conference, va bene. E arrivare ottava, la Roma va in Europa League perché ha accesso dalla Conference League. Sì. Quanti posti rimangono in campionato? Quinto, sesto e settimo? Quinto e sesto per l'Europa League e il settimo in Conference. Se la Roma arriva settima e vince la Conference, non è che scatta all'ottavo. La Roma va in Europa League, la quinta e la sesta vanno in Europa League e l'Italia non avrebbe squadre nella Conference. Se arriva ottava, solo se arriva ottava. Su questo però, se non sbaglio, la Spagna in questa stagione ha avuto cinque squadre in Champions e due in Europa League e nessuna in Conference. Allora facciamo una cosa, prima di scaldarci, entrare nel clima partita, vediamo la copertina di Gabriele Taverri che ci riassume così la settimana e gli intrecci e ci presenta la sfida di lunedì al Marassi. C'era una volta la Fiorentina in Europa, era il lontano febbraio del 2017, quando i viola venivano sconfitti dal Borussia Mönchengladbach ai sedicesimi di Europa League di Borca Valero e Kalinic, le ultime reti europee della Fiorentina.
un'astinenza lunga 5 anni che potrebbe essere presto interrotta. Due finali per raggiungere la ciliegina, giusto per usare le parole del condottiero Viola, ad una stagione sin qui straordinaria, iniziata pescando l'imprevisto Gattuso dal mazzo del Monopoli, ma trovando la sorpresa italiano, continuata tra le difficoltà di un addio milionario, rimpiazzato dalla forza delle idee collettive, per un reparto offensivo che potrebbe essere ulteriormente rinforzato in estate, in particolar modo nel caso di qualificazione europea, e con il futuro di Andrea Belotti che resta ancora nebuloso, chissà che non possa aprirsi qualche spiraglio. La Fiorentina in classifica è lì dove è sempre stata da inizio anno, nonostante gli scontri diretti a favore solamente con l'Atalanta di Gasperini. I gigliati hanno tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo silenziato fino a qualche mese fa, perché in caso di vittoria del Milan contro l'Atalanta e successo Viola Marassi, la qualificazione in Conference League sarebbe matematica, con la speranza Europa League che resterebbe comunque tutta racchiusa negli ultimi 90 minuti, l'avversario non uno qualunque, ma un passo alla volta. La prima finale deve ancora essere giocata. Bellissima la copertina di Gabriele Taverni, che ci descrive così gli ultimi 180 minuti decisivi, perché qui si decide se sarà una Fiorentina in Europa o fuori. E Marcello Mancini, cambia parecchio, perché la Fiorentina manca dall'Europa dal 17, lo ricordava Gabriele Taverni nella copertina. Borussia di Mönchengladbach. Vabbè, tu mi evochi i ricordi ora. Vabbè, 5 anni fa, che non ci lascia... ho detto No, vabbè, ho capito, ma fuori dall'Europa sono stati 5 anni un pochettino sofferti, quindi io credo che se la possa giocare alla grande la Fiorentina, anche se vedo come ostacolo molto più complicato quello di lunedì a Genova con la Sampdoria, e non quello con la Juventus, perché d'accordo, se la Juventus... te lo dico io. La Juventus venga a Firenze, perché ci farete uno sconto, così ti fa. Ah beh, sì, no, certo. Aspetta, certo. Cosa ha detto Pollina? Sconto su che? No, i soldi tutti sull'unghia subito, perché ora è mi pazienza. No, noi siamo a fare queste. Non scherziamo su queste cose. Quello cose. È stato. Però Pollina è convinto che la Juve venga a Firenze. No, è come, sai, serena, voglio dire, ora voglio vedere anche come si comporta l'Atalanta, la Juventus, perché con la Lazio. Gioca la Lazio, cioè, come si comporta la Lazio? Ma vince anche la Lazio, perché c'è la partita di Milicontri. Ma vince perché? Non lo so. Comunque, ecco, io con la Sampdoria è complicato anche perché la Sampdoria, appunto, sì, ha bisogno di un punticino, però insomma non è salva. Certo. E poi sono col coltello tra denti. Il lunedì la vedo molto difficile, però bisogna vedere che Fiorentina sarà. Se vince a Genova, la Fiorentina in Europa. Se vince a Genova è matematico. Sì. Come 62 punti, come fa a dire che è matematico? Perché può essere raggiunta dall'Atalanta, guardiamo, ma non superata. Sì, capito, ma la differenza, l'Atalanta a pari, la differenza reti. Cioè, Marcello Mancini commenta la classifica. Guarda, fate i conti guardando la classifica. No, i conti, guarda, io. Allora, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59. Ragazzi, Fiorentina con la Samp. La Sampdoria invischiata nella lotta retrocessione, Salernitana che oggi perde la possibilità di agganciarla, Cagliari domani con l'Inter. Quindi se perdesse la Sampdoria è salva a prescindere. Esatto. Se l'Atalanta perdesse a Milano col Milan e la Fiorentina vince con la Sampdoria, è in Europa per forza, perché può essere solo raggiunta dall'Atalanta con la perdita. E l'Atalanta negli scontri diretti quest'anno. Insomma, la Fiorentina deve far conto sulle sue forze, se non c'è da guardare che cosa facciano gli altri. Se vince con la Sampdoria, ma io... Molto chiaro, guarda. Sì, vedo una strada... è complicata la partita, su questo non c'è dubbio. Questo non è una partita in discesa, ma come si sta vedendo ora, a parte che è cominciata ora, Venezia già retrocesso, vince 1-0 a Roma, però insomma la partita è lunga, quindi è tutto da vedere, anche se Mourinho, ho sentito, ha lasciato fuori Zaniolo, insomma ha messo dentro Spinazzola rischiandolo un pochettino, perché mettere dall'inizio Spinazzola dopo un infortunio così lungo, un anno non gioca, ha fatto uno scampo di partita a Firenze, insomma non so, un po' strano Mourinho in queste formazioni. Poi fa giocare Veretout, che
sembrava fosse già sui piedi di partenza. Comunque il gol dopo un minuto è troppo presto, se era un minuto dalla fine lo preferivo. No, però anche la Fiorentina, contro la Roma ha fatto gol, ha fatto due in 10 minuti, quindi sì, non è ha messo Venezia, la Roma un po' in ginocchio. Non è il Venezia, fortunatamente. Non c'è dubbio. Io caro Gianmarco, naturalmente non è che abbiamo la palla di vetro, sono opinioni come tutte nel calcio. Io penso che la Juventus a Firenze perde, all'80esimo sarà in vantaggio 1-0 con gol di Vlahovic, all'80esimo, al 90esimo prende 2 gol. Se volete metterlo per scritto poi ci rivediamo. Scommettiamo, vai, scommettiamo. Perché sarà così. Scommettiamo. Così come domani con la Lazio. Ci scrivono da casa, la Juve viene con la primavera, ci scrivono. No, non viene con la primavera. fa come ha fatto con Genova. Con Genova poteva vincere 10 azioni da gol a porta vuota, poi gli ultimi 10 minuti ha preso 2 gol. Questa è la peggior Juve dai tempi di Manfredi. Al peggior allenatore che c'è, per colpa di il peggior allenatore che c'è, dai, scusami perché voi non guardate i numeri. A me sono una cosa dei numeri mi piace. Questo allenatore ha perso 8 finali, 3 Coppa Italia, 3 Supercoppe e 2 Coppe dei Campioni. Non c'è allenatore che ha perso 8 finali. Perché non è capace, perché le finali non si giocano ma si vincono, come dice giustamente Pirlo. Lui ha avuto però per giocarci bisogna arrivarci. Bisogna arrivare, sì, ha capito, ma io ci arrivo perché era più forte. Non è che ci arrivava. Lui è andato in finale, a 10 minuti alla fine vince con l'Inter, cambia la squadra mettendo un giocatore che non giocava da 1 mese e mezzo. Non c'è bisogno di essere tecnico, noi facciamo gli opinionisti, dobbiamo dire la nostra, ma i numeri sono numeri. Mettendo Locatelli che era 1 mese e mezzo che non giocava. Ha cambiato tutti i giocatori e giustamente ha messo la squadra 20 metri indietro, ha preso il secondo attacco frontale di Pollina. Io sui rigori dell'arbitro non discuto, perché tu sai che non li discuto mai, perché quando l'arbitro c'è non c'è, non mi interessa. A me il rigore, quando l'arbitro sbaglia come gli altri, il problema è tuo come squadra, non ti attaccare sempre agli arbitri. E purtroppo questa è la peggiore Juve. Io penso che la Fiorentina ha buttato un'occasione d'oro quest'anno, perché se la Fiorentina va in finale con l'Inter, la Fiorentina la porta a casa questa coppa. La Fiorentina a San Siro all'Inter con questo gioco lo mette in difficoltà. E secondo me se va in finale questa coppa la Beh, se la giocava sicuramente. Non posso dire la mia? Questo non è una sparata a caso, effettivamente. La Fiorentina è andata a San Siro. Però tanto purtroppo è con i che voi non potete dire, che il vostro allenatore con la Juventus ha fatto il fenomeno, ha messo Iconé a centrocampo facendo diventare Alessandro un giocatore che è nullo, facendo un partitone perché quello su quella l'attacco su quella fascia gli fa male. All'atto pratico sono stati 2 episodi che hanno condannato la Fiorentina. Quello, l'autogol sfortunato a Firenze. Perché farfalle della Juventus è diventato che non è buono più a giocare al calcio. Sì, vabbè. Oh Marcello, ma il calcio lo guardiamo in televisione. Lì ha fatto degli esperimenti e la colpa è sua. C'è poco da fare, il calcio è così. Venezia vicino al raddoppio, cioè a Roma sta succedendo di tutto. Veramente il calcio è bella che Venezia vicino. Io dico queste cose, che quello è il calcio che vediamo, perché e chiaramente tu fai l'esperimento in una partita invece che la Juve era in grosse difficoltà, che la Juve ha vinto a Firenze su 3 errori, anche dire l'allenatore quando mette Quadrato su quella fascia per 3 volte, rischia per 3 volte e fa gol, poi è nato su un autogol, ma sempre quella fascia che l'allenatore non riesce a coprire. Queste cose sono l'allenatore che serve. No, ma comunque ragazzi, l'allenatore che serve. Marcello dice l'episodio sono le farfalle, in realtà quella partita il secondo gol non conta, è il vero rammarico, l'episodio è stato quello, sì, no, ma è quello, è vero, come dire, ragionevolmente è vero, però di fatto sono stati 2 episodi che hanno condannato la Fiorentina, e secondo me meritava nell'arco delle soprattutto partite il primo episodio, perché se la Fiorentina va a Torino con lo 0-0 la Juventus non può fare quella tattica. La Juventus ha detto li aspettiamo, tanto loro hanno difficoltà a segnare, prima o poi noi si infilano, ma se li fai il gol, ma se a Torino fai il gol vai sull'1-0, se non era in uguale, vantaggio il rischio di prendere il gol sarebbe stato notevole, perché poi dopo lì c'era ancora il gol in trasferta e vale il doppio. Comunque qui sono purtroppo quest'anno sono state una serie di occasioni perse, perché con un campionato così mediocre, squadre così mediocri, la Fiorentina che è esplosa
No, non voglio dire, ma lo penso, perché come non me lo puoi, non lo posso non pensare che fosse rimasto Vlahovic. Questa Fiorentina come andava in Champions, vincevamo andava direttamente in Champions, e forse anche l'Olimpia. Il secondo titolo della serata, Paulina, Champions League, ragazzi, se no allora, ragazzi, se vogliamo dire come dicono tanti, Vlahovic alla Juve ha fatto 9 gol, ragazzi, giocando male, l'ha portata lì. Ma poi al di là di quello che ha fatto alla Juve, si è visto cosa valeva la Fiorentina, quindi il gioco della Fiorentina era fatto per Vlahovic, e Vlahovic rendeva moltissimo. Non c'è dubbio che se Vlahovic era a Firenze quest'anno, la Fiorentina avrebbe avuto in Champions, allora, vincevi la Coppa Italia. Abbiamo perduto delle occasioni. Quali? Se la Fiorentina tutte quelle che abbiamo detto, anche di andare in finale di Coppa Italia, probabilmente, come dice dice Angelo, di vincerla. E se ora non andassimo in Europa, sarebbe veramente suicidio pauroso, capito? Colpa della Fiorentina, che ha perso con due squadre. È vero. Con quei sei punti, ma non ti dico sei, quattro punti la Fiorentina era già in Europa. Però guarda, la verità è che i punti veramente dolorosi persi sono stati quelli con l'Empoli, perché con la Salernitana e l'Udinese sei stato mangiato, sono stati più forti di te. A Empoli la Fiorentina aveva dominato la partita e aveva segnato. Empoli era in vantaggio. Quello è stato buttato via. Quella era una vittoria. Sì, però se pareggi a Salerno e vinci con l'Udinese, sei già in Europa. Non c'è dubbio, ma Salernitana e Udinese hanno meritato le vittorie. Sì, però invece Empoli, la Fiorentina aveva meritato, poi ha fatto due colpi di testa. Non erano nel conto, se vai a vedere un po' i punti persi per strada, anche quelli guadagnati un pochino per rotto della cuffia. No, ma non si tratta degli episodi fortunati e sfortunati. A Empoli è stata una gestione purtroppo scellerata, che ha portato da una vittoria a una sconfitta, tant'è che dice Marcello, è all'andata. Da quel momento ora, italiano, il campionato si decide da marzo in poi. Tu hai avuto due occasioni, io non dico che a Salerno potevi vincere, perché a Salerno campo difficile, pareggiare. Salerno pareggi e vinci con l'Udinese, 4 punti, sei già in Europa. Anche se io, questo fenomeno salernitana, improvvisamente diventa una squadra di comprato 7 giocatori a gennaio. Sì, ci ha avuto anche. È diventata un'altra squadra. Sì, migliore, certo, della precedente, ma anche qualche rigorino un pochettino. Oggi è stata bloccata solo da Vicario, che ha giocato una partita superlativa. Tema portiere, eccolo qua il risultato. Io vorrei ricordare a Salernitana, sono 7 partite che non perde, ragazzi. 1-1 a Empoli oggi. Marcello aveva 16 punti e dicevamo tutti che era in Serie B. È stato un miracolo. Però tu compri i giocatori. È vero che anche l'allenatore Nicola è uno abituato, che carica. Sì, e anche il direttore sportivo, non ci dimentichiamo, Sabatini è uno bravo. Poi ho sentito anche delle cose dette, che sicuramente lo spogliatoio lui gli attaccava in muro più di quanto non possa aver fatto Nicola, quindi insomma ha scosso l'ambiente in modo pesantissimo. Questo è fondamentale, sì, è vero. Però io non ti dico che tu a Salerno dovevi per forza vincere, anche un pareggio 1-1 ti poteva andare bene. No, che fra l'altro l'avevano fatto. Sì, poi ce l'avevi già fatto. Poi tu giochi con l'Udinese in casa, la porti a casa, ora tu eri già in Europa, ora eri in carrozza, ti manca un punto. Allora, rammarichi della stagione. C'è chi dice. Sì, però scusa. No, vada, sommessamente. E se non ci vai, non puoi dire, perché noi a Vizio di Firenze, questo mi dispiace. Se non ci vai, la colpa è dell'allenatore. Allora, ha sbagliato le partite con l'Udinese? Non era l'obiettivo stagionale, ma se l'italiano ha sbagliato alcune partite, come dici te, che ci sta anche possibile. Allora, ne ha azzeccate molte altre. Ma allora i dirigenti avranno la colpa di aver sbagliato. Ma ti ha sbagliato la semifinale con la Juve in due partite. Ho capito, ma una società che ti dà via, il giocatore più importante. Cavaliere e compra due giocatori che per ora non hanno dato. No, ma poi oltretutto, dopo che l'allenatore aveva chiesto un giocatore o dei giocatori che conoscessero il campionato italiano e che quindi potessero essere buttati dentro subito. Hanno preso uno dal campionato svizzero che doveva aspettare 4 mesi per giocare. Prospettiva all'inizio del campionato, che anche bravo, era la parte che bravo, sinistra della classifica. Ecco qua. Ricordiamoci, allora, facciamo l'obiettivo della società. Come giustamente la parte sinistra della classifica, che per me, io ho sempre detto, non è un obiettivo, anzi è un obiettivo deprimente. Perché ufficialmente la Fiorentina quest'anno, secondo Commisso,
l'obiettivo è matematicamente nella parte sinistra. Parte sinistra. Sì, quindi, ma poi anche obiettivo raggiunto nella parte sinistra, perché la si impagina a due volte. Sì, se la si impagina su quattro, io sono d'accordo ma per stare nella parte sinistra. Potremmo chiedere a Massimo Brigato e Gabriele Taverni di impaginarci la classifica in quattro parti. Questa cosa è allucinante. Vorrei solamente eccepire su una cosa. Mi scusi. Intanto che Piontek non è adatto per il gioco italiano, però in area di rigore è micidiale. Lui bisogna giocare in una squadra. Mica tanto. L'ultima partita ha avuto due palloni. Se sul gioco di italiano non è adatto, perché ci vuole un giocatore più di movimento, sono d'accordo. Ma Piontek è un giocatore, si sa questo. Cabral penso che sia come Gallone del Milan. Come? Galloni? Si muove allo stesso modo, è scoordinato. Guardate, perché non ha i requisiti, secondo me, però lo vedremo, perché ci si può sbagliare. Io lo sto guardando continuamente. Mi pare come Galloni gioca con la foga in quella maniera, ma sotto porta sbaglia in continuazione. Ripeto che Vlahovic ha querelato per molto meno. Vlahovic ha querelato per molto meno. Ma scusa, Galloni è stato un grande campione. Nel Milan ha vinto la Coppa delle Coppe. Non esagerare, un grande campione è stato. Nel Milan ha giocato. È stato un buon giocatore, ora mi ero dimenticato di Galloni. Se tu ci vai a vedere, gioca allo stesso modo, è scoordinato. Non è scoordinato, ha un modo di correre molto singolare. Sta tutto impettito. Lo sai chi mi ricorda? Però poi è veloce, recupera. Lo sai chi mi ricorda come movente, come postura nel correre? Ma c'entra nulla, Socrates. Se te riguardi le movenze di Socrates, perché è alto. Socrates era lentissimo nei movimenti e aveva una classe che Cabral non ha. Cabral ha potenza e anche velocità, nonostante non sembri. Io dico come posto. Vorrei alzare le mani, paragonare Socrates a così. Infatti il fatto che Socrates a Firenze non è che abbia lasciato delle impronte storiche fondamentali e vocali. Non ho paragonato Cabral a Socrates, ho detto che come postura Socrates. Comunque Marcello, Socrates arrivò a Firenze. C'è delle immagini, guarda come corre Socrates e come corre Cabral. Sapete al posto di chi arrivò Socrates? Vediamo, questa è una perla che vi lancio così, vediamo se qualcuno di voi si ricorda. La Fiorentina era in ballottaggio tra due giocatori, Socrates e un altro, e Pontello disse: a me fa più gioco Socrates perché Van Basten. Non mi risulta. Non ti risulta? No. Alla voce di popolo. Van Basten è stato trattato e è stato vicino alla Fiorentina da Massi, che poi non riuscì a portarlo. Questo mi risulta, non che fosse in ballottaggio con Socrates. Scrivono da casa: Paulina ha ragione, Cabral è il nuovo Dertissia, lo scrive Valerio. Sono giudizi affrettati. Esatto. Secondo me. Poi Marcello, io non mi ha detto che non è bravo. Ho paragonato un campione che ha vinto la Coppa delle Coppe di Milano. Non è che è stato uno. Ecco. Perché se no nel calcio io dico sono similitudini, magari lui è più bravo. Ma guarda, se a Genova con la Sampdoria fa un gol, diventa già Toni o Batistuta. Quindi stiamo calmi. È ancora da valutare, purtroppo bisognerà che sia una valutazione da fare, perché sia lui che Iconè dovrebbero essere due punti fermi della Fiorentina nel prossimo campionato, o no? Ci dobbiamo chiedere. Da qua ripartiamo dopo la pubblicità. Partite sono poche per decidere. Da qua ripartiamo dopo la pubblicità. Io però volevo a questo punto riassumere quello che avete detto. Uno, dice Francesco Matteini, il primo elemento che va considerato è che quest'anno l'obiettivo era parte sinistra della classifica. Obiettivo raggiunto. Interviene Pollina che dice: se la Fiorentina non va in Europa è colpa di Italiano, dice Pollina. Contesta Mancini dicendo: no affatto, non può essere colpa di Italiano, da che a gennaio una società che vende il bomber non si è mai visto da nessuna parte. Su questo poi è una tesi che da casa ci avvalorano, perché Graziano dice: è vero, la Fiorentina è Vlahovic dipendente. Non è vero, Graziano, non è vero, perché la Fiorentina è andato via Vlahovic e è rimasta lì. Ma continueremo a disquisire amabilmente di tutto questo, sapete quando? Dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità.
sfide. Sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus e il suo speciale mix di vitamine e complesso di aminoacidi. E dopo i 50 anni, scopri il nuovo Sustenium Plus 50 più con la sua formula specifica a base di vitamine e complesso antiossidante Actiful. Per sostenere la tua voglia di energia. Sustenium Plus e Sustenium Plus 50 più. Dai energia alla tua energia. È Menarini. Da Coop con Scegli Tu, gli sconti sono grandissimi. Tanti prodotti delle grandi marche scontati dal 30 al 50%. Fino al 18 maggio. Let's make it better. La Coop sei tu. Free Zanz protegge il tuo luogo speciale, dove vivere le emozioni. Affidati al brand numero uno per risolvere definitivamente il problema delle zanzare. Proteggilo con Free Zanz. La contemporaneità è il gusto del classico delle linee create da Luce Più. Luce Più, la luce, il design, la ricercatezza e la qualità di ogni articolo. Un mix di solidità e leggerezza nei temi naturali di grande impatto estetico. Lampadari, plafoniere, applique, lampade da terra e da tavolo, illuminazione da interno ed esterno, complementi d'arredo unici. Ti aspettiamo presso il nostro showroom di Figline Incisa Valdarno, aperto da lunedì al sabato e ogni prima domenica del mese. Vangi, da oltre 50 anni, demolizioni, scavi, smaltimento rifiuti edili e trasporti conto terzi. Offriamo il servizio di noleggio cassoni scarrabili di grandi e piccole dimensioni a Calenzano, in via di Leprata e su Vangi.it. Vangi, esperienza e professionalità al servizio di chi costruisce. Siccità, raccolti distrutti. Migliaia di bambini lottano per sopravvivere alla fame. Ora. In Niger il tempo stringe per Hassana. È gravemente malnutrita. Potrebbe morire di fame da un momento all'altro. In Yemen, il piccolo Nusair è in condizioni critiche. Ha raggiunto la clinica sotto le bombe per ricevere cibo e terapie salvavita. La lotta alla malnutrizione è una corsa contro il tempo. Troppi bambini hanno i giorni contati. Aiutaci a salvarli prima che sia troppo tardi. I tuoi 9 euro al mese possono trasformarsi in cure mediche e cibo terapeutico per aiutare tanti bambini malnutriti a riprendere peso. Per bambini come Hassana e Nusair, una telefonata ora può fare la differenza. Dona 9 euro al mese. Chiama subito l'800-91-8209 o visita il nostro sito. Grazie. A tutto gol del sabato sera stiamo ricostruendo la stagione della Fiorentina a 180 minuti dalla fine. Verdetti importantissimi da scrivere. 5 anni senza Europa, la Fiorentina è a tanto così dalla meta. Ci sono la Sampdoria e la Juventus. Da casa ci dite che la Juve arriverà a Firenze con la primavera, distratta. Lo vedremo, intanto lunedì a Marassi. No, non arriverà distratto. Vincerà 1-0 fino all'80esimo. Esatto. Dall'80esimo al 90 prendi 2 gol. Ah, ok, vabbè. Due? Allora, ok. Lo garantisce. Poi ci rivedremo qui. Mollina. Roma, che succede a Roma? Sempre 0-1, clamoroso, Venezia in vantaggio dopo un minuto. E ricordiamo il sondaggio di stasera, che è questo. Sondaggio Corsa Europa, italiano Mu, Sarri e Gasperini. Chi resta fuori? Scrivetecelo sotto. Eccolo, tre. No, attenzione, attenzione, che è successo a Roma? Che succede a Roma? Mancini? Quello di prima. No, quello di prima. Il Venezia sta attaccando, sta rischiando di andare sul 2-0. Questo sarebbe clamoroso. No, è quello di prima, ragazzi. Allora, abbiamo una piccola esclusiva. Vero, Francesco Matteini? È così. Qual è l'esclusiva? Raccontacela tu. Il cantiere Viola Park, molti mi chiedono a che punto è e come sta andando. Ecco, ho portato alcune immagini, si riferiscono a ieri pomeriggio, quindi più recenti di così. Fatte da te. Non si possa, sono fatte da me. Commentacele, quindi. Guarda, questo è proprio lo stato di avanzamento attuale. Questo è lo stato di avanzamento dei vari padiglioni. Qui si intravede... Questo credo sia quello, se non sbaglio, destinato ai giovani, che è uno di quelli più avanzati. Alla cantera. Qui si vede, a visione generale, si vede la sede, che è quella già sistemata, e stanno finendo di costruire gli annessi, quelli che erano accanto in cemento armato. Si intravede anche Palazzo Vecchio. Si vede sullo sfondo Firenze.
Questa è la, ecco, questa secondo me è la foto che, fa, che spiega perché Commisso ha scelto un posto così. Quella è la tribuna dello stadio, ma dietro si vede il campanile Giotto e la cupola. Non ci sono molti posti dove poter fare un campo sportivo, certo, con quello dietro. Qua che questa è la collina artificiale, è il sotto della collina artificiale che verrà tutto coperto, cioè, di facci terra, sognare, erba, facci sognare. Diventa una collina, questa sarà verde, sarà una collina. Al di sotto della quale c'è la grande sala mensa, il ristorante, la cappellina, no, voluta dalla signora Commisso, tutta una serie di servizi. Questo è praticamente l'ingresso, infatti se vedete c'è già sotto la tettoia i pannelli, quei pannelli un po' colorati, sì, sono quelli che poi si trovano anche sui lati, sì, ed è il pannello e il padiglione, sì, che si trova all'ingresso. Queste sono le tribune di uno dei due stadi, che ricordate, questo sarà il main stadio, il main, le campo due tribune centrale frontali che potranno contenere 1500 persone. Bellissimo, l'una. Immagini in esclusiva che ci porta il nostro... E lì, ecco, qui si vede, dove stanno lavorando al livellamento dei campi, perché anche se sembra una pianura, in realtà da est a ovest, sì, c'è un dislivello di alcuni metri, per cui per fare i campi è stato fatto una livellazione a gradoni, diciamo. Questa è la vista da e questa viale, è la vista da viale Europa. Diciamo, no, questa è da via Pian di Ripoli, dietro, sì, per chi conosce, sì, la zona, è la zona di Quarto, alle spalle c'è la collina dove viveva Sosa, aveva però, la casa Sosa, dove aveva la casa Ribéry, Victor Hugo, no, Ribéry era dalla parte di Grassi, Odriozola vede da, probabilmente, insomma, da quella collina il campo. Andiamo su vedere, cui chissà se poi se continuerà a vedere. Allora, quanti rimpianti avrà poi? Allora, ma mi sembra uno molto che apprezzi molto, no, Firenze, no, quando, in quando giro, non ci sarà, quindi, più quando ci sarà più qui, dirà, però chi lo sa, magari, cioè, lo dai già per partente, Mancini, no, allora ragazzi, c'ha un ingaggio difficile da sostenere. Allora, noi esseri umani normali ragioniamo e guardiamo la realtà attraverso le categorie empiriche. Abbiamo però un essere umano che invece guarda la realtà attraverso i numeri. Sapete chi è? Roberto Vinciguerra, che è venuto a trovarci. Ciao Robby, come stai? Ciao, grazie. Stasera i numeri mi hanno fregato con gli orari, scusate. Ma sì, in effetti sì. Ogni tanto vedi. Cioè, numeri, però quelli dell'orologio un po' meno. Sono vanno male. Tradiscono anche, sì, i numeri. Sì, qualche, senti, bilancetto. Robby, durante il primo blocco siamo già entrati un po' sul tema del sondaggio. Sondaggio italiano, Mu, Sarri e Gasperi, chi resta fuori? In realtà, sul punto c'è da fare molta chiarezza, ma sì, la faremo perché Roberto Vinciguerra ha studiato le carte, vero Roberto? Sì, visto che è ancora un evento che si può verificare. Sì. E abbiamo valutato tutto il regolamento. Attenzione, che succede a Roma? C'è un bar check importantissimo. Forse un'espulsione. Ha tirato una pedata a un giocatore del Venezia, a uno della Roma, però non riesco da qui a vedere chi. Quindi espulsione in casa Venezia. Adesso Venezia vediamo. In 10. Insomma. Venezia in 10. Clamoroso, intanto dopo 21. Vediamo chi è. Aiutatemi con le diottrie. Intanto ricordiamo 1-0-1 che sta maturando a Roma all'Olimpico, veramente clamoroso. Venezia in 10 dopo un VAR check. Dicevamo, Roberto, sì, ci dirai dopo, ci spiegherai lo volentieri, stato dell'arte. Perché la cosa più importante poi da sapere, secondo me, è che dietro a questo regolamento si nasconde anche una valutazione che la UEFA fa di questa competizione, che a quanto pare potrebbe essere la nostra, diciamo, la nostra... L'approdo. Sì, esatto, quello a cui ci accingiamo a disputare il playoff, si sta parlando della Conference League, sì, salvo poi che questa partita di stasera ci possa regalare un'emozione in più, una situazione inaspettata, ci credo poco, però sarà bene fare delle valutazioni, le faremo dopo. Le faremo dopo perché abbiamo... C'è tanta carne al fuoco. Esatto, allora, facevamo un riassunto della stagione, si diceva... Obiettivo ufficiale posto da Commisso, parte sinistra della classifica. Paolina diceva: se la Fiorentina non va in Europa è colpa di Italiano. Si discuteva su questo. E anche perché, mi permetto solo di citare alcuni numeri. Perché la Fiorentina è l'unica società in Serie A che ha comprato 8 giocatori. A parte ne giocano 3 o 4, questo a me non interessa. Ha cambiato 8 giocatori. Ha il settimo ingaggio della Serie A. Perciò la Fiorentina, soprattutto quest'anno, con un campionato, come dice Marcello, a livello mediocre, sui punti là, e soprattutto il fatto che l'Atalanta
che ha fallito, la Fiorentina ha avuto, io mi baso sui numeri, la Fiorentina ha avuto l'occasione, non sto a guardare le partite, con la Salernitana che poteva portare a casa un pareggio e con l'Udinese in casa 4 punti in più, oggi la Fiorentina sarebbe in Europa. Aggiungo anche che la Fiorentina ha avuto un'occasione storica di incontrare la peggiore Juve degli ultimi 20 anni. Questo è il leitmotiv di questa è la mia, i suoi numeri. Sì, dopo Maifredi è il peggiore che c'è perché sta distruggendo tutto. Se la Fiorentina va in finale con l'Inter, io penso che la Fiorentina l'ha già dimostrata a San Siro, in campionato, una partita importante per l'Inter, perché vi voglio ricordare che se l'Inter non vince il campionato è anche colpa di quella partita piaga, là. Giriamo il dito nella piaga. Non giro il dito nella piaga. Io dico che ha tanti meriti perché l'ha fatti giocare, però siccome molto spesso si nasconde il fatto che questa società ha comprato 8 giocatori, non è la squadra dell'anno scorso, poi che li fa giocare tutti insieme, 3 per volta, a me non interessa. Quindi tu dici, andare in Europa è un atto dovuto. Secondo me, la Fiorentina è tanti anni che manca all'Europa, quest'anno ha avuto 2 occasioni perché poteva andarci o con la finale della Coppa Italia e l'avrebbe vinta, sarebbe andato di corsa, oppure andarci direttamente perché ha avuto l'occasione. Non sto a guardare le partite dell'andata, le partite nell'arco di un campionato. I giocatori, scusami, quali sarebbero? I titolari che giocano, ma che no, non c'erano l'anno scorso? No, cominciamo con i titolari. Nico Gonzalez è un giocatore nuovo, Torreira è un giocatore nuovo. E Odriozola? No, Odriozola è un giocatore nuovo. Che ha giocato per Cabral è un giocatore nuovo. Icone è un giocatore nuovo. Cabral e Icone sono ragazzi, arrivati a metà campionato. Se uno mi dice, ma non giocano, no, a me non interessa. La squadra è fatta di 24 giocatori. Non è che possa giocare tutti. C'è la battuta, su Cabral e Piontek che non valgono perché proprio non incidono. L'acquisto a metà campionato è un'altra cosa. Non valgono. Guardiamo un'altra cosa. La Juve, grazie al regalo che gli ha fatto la Fiorentina, si trova in Champions, appunto, a metà campionato come un conto, la Fiorentina a metà campionato ha venduto. Scusa, ha comprato i giocatori? Sì, ha comprato ma ha venduto. Scusami, questo l'italiano ha fatto la prima metà della stagione, opinione, quasi ma oggettivamente mi devi dire che la Fiorentina a gennaio, come la Juve ha preso Vlahovic e si è trovata in Champions grazie alla Fiorentina. La Fiorentina ha giocato per non retrocedere. Fammi fare questo ragionamento, la Fiorentina ha preso 3 giocatori, poi che non valgono come Vlahovic, questo a me non interessa, io devo stare. Ma la Parisi a metà stagione, intanto valuta la prima metà dove quei giocatori non c'erano, era la squadra con 2 difetti in più rispetto all'anno scorso dove ha giocato per non retrocedere, quindi ora che l'italiano abbia fatto male mi sembra clamoroso. Hai detto è colpa dell'italiano. Ho detto l'italiano ha tanti meriti, ma anche se la Fiorentina non va in Europa è colpa d'italiano. Allora, l'hai detto, lo ribadisco, così vediamo di fare un concetto chiaro. Se la Fiorentina non va in Europa come si fa, è colpa d'italiano. Ho detto l'italiano ha tanti meriti, ma come sempre ancora devi mangiare tanta pasta asciutta. No, questo è un altro discorso. Non hai detto così. Cerco di capire perché se non vai in Europa, si è trovato l'occasione ed è colpa sua in questa occasione. Poi ha giocato Francesco, ha fatto giocare replica, la squadra. Replica Francesco e poi Vinci Guerra replica su questo. Secondo me la Fiorentina non va in Europa perché la società non ci credeva, non gli ha dato i mezzi, anzi gli ha venduto il centravanti a metà stagione. Io nonostante questo, sono opinioni, l'italiano forse sono numeri che ti dicono porterà che la Fiorentina in Europa. Le opinioni sono tutte rispettabili. Io dico che ti rispetto la tua, io dico però che i numeri, in base ai numeri, la Fiorentina l'ha buttata via a Salerno e con l'Udinese. Ma questo non vuol dire niente. Ha vinto con il Milan che vincerà lo scudetto. Quando gioca male è colpa dei giocatori, quando gioca bene è merito suo. Non funziona così. Però scusami, Angelo, la Fiorentina purtroppo ha fatto di tutto per boicottare l'italiano. L'ha fatto di tutto. A parte dar via Vlahovic e vabbè. Ma gli ha chiesto dei giocatori pronti per il campionato e gli ha preso Cabral che giocava in campionato svizzero fermo da dicembre. Sono giocatori che non conoscono il campionato italiano. Quello gli ha chiesto dei giocatori che giocavano sulle fasce che in un certo modo che conoscesse del campionato. Se prendeva Berardi era tutto un altro. Si parlava di un'altra cosa, capito? L'italiano ha dato qualcosa a questa squadra o no? Sì, però io ho fatto un ragionamento un po' diverso e tu non mi sei. Io ho detto che ha dato, io ho detto anche, però non è che ce l'ha mai rimediarsi. Se la Fiorentina mi pare che l'amico che è arrivato ha detto c'ha dei numeri, ma uno dei numeri è che la Fiorentina è il 7° ingaggio della Serie A. Questo lo potete dimenticare, ragazzi, perché è così.
Sì, ma questo è un problema della società, perché c'è un ingaggio come quello di Cocorin, no, che ma, in campo ma, però non vale. Angelo, non è così il ragionamento. Angelo, cosa c'entra Italiano? Te, te fai il ragionamento complessivo giusto. Io dico Italiano a questa squadra ha portato, perché dice nel momento clou, nei momenti clou, ha messo a in alcuni momenti ha sbagliato, certamente. No, sto cercando di chiarire le posizioni. Ma anche Guardiola sbaglia, ma anche Ancelotti sbaglia, meno di Italiano probabilmente. Io sono d'accordo. Non c'è via gli infallibili. Dico, mi ha detto che ho detto che sbaglia, non mi ha detto che può sbagliare anche lui. Come nell'arco della stagione, certo, ha fatto degli errori, ma nell'arco della stagione ha portato la Fiorentina oltre i propri limiti. Chiaro, chiaro quello che dice Matteini, un po' diverso quello che dice Pollina. Da casa ci scrivono, poi andiamo da Vinci Guerra, ti parafrasano. Non so se sei stato tu a parafrasare Lauro o Laura a parafrasare te. Dicono, nel settimo monte ingaggi che dice Pollina, c'è anche l'ingaggio di Cocorin. Quindi dice Laura. Ora io adesso non volevo. Allora, io voglio sentire la posizione di Vinci Guerra su questa querelle. Allora, innanzitutto diciamo una cosa. Schiene dritte e mani sul tavolo. Diciamo una cosa. Che questa situazione noi non la respiravamo da 6 anni. Ok. Perché è bello potersi riconfrontare finalmente su di che colpa se non si va in Europa, ma essere lì. Perché la Fiorentina è ancora può arrivare quinta. Certo. Invece di essere scelti di chi è colpa se si rischia la Serie B. Il paradosso è che fino a 2 settimane fa potevamo arrivare ancora quinti come decimi. Adesso possiamo arrivare quinti come ottavi. Diciamo il range è molto ristretto, quindi è positivo questo discorso di potersi confrontare Europa sì, Europa no a 180 minuti dalla fine, quando negli ultimi 5 anni col binocolo. Guardiamo la classifica intanto mentre parliamo. C'è da dire una cosa però, effettivamente. I giocatori c'erano quest'anno, il monte ingaggi sarà settimo, io non le vado a vedere queste cose per un motivo, perché bisogna vedere poi gli accordi che ci sono con i giocatori, sicuramente era fra i migliori, quindi era un monte ingaggi che ci consentiva di sperare in una posizione. Uno dei campionati più mediocri della Serie A. D'accordo. L'ha detto Mancini prima. I dati, la quota scudetto del Milan è la quart'ultima della storia della Serie A 20 squadre. Quota salvezza, l'Empoli che nel girone di ritorno fa una manciata di punti e si salva 3-4 giornate dal termine, la dimostrazione, no? Ecco. Quindi dimostra anche la combattività, non è detto purtroppo sia per forza purtroppo è perequato verso il basso. Cioè, diciamo che in realtà si è abbassata la parte superiore. Se combattono in 3 o 4 è chiaro. Hai visto chi è che non gioca più per niente? Torino, Bologna, Udinese, Sassuolo. Cioè non è che non giocano più niente quelli. No, ma ripeto, sono loro. Se c'è una che fa il vuoto dietro, è chiaro che la quota scudetto è più alta. La sono in 3 o 4 e si contendono il titolo, è ancora bella. L'accesa è più bassa. Italiano non italiano, io voglio, guarda, dico solo una cosa sulla gestione di Italiano, dove secondo me è stato fatto un errore che in questo momento ci sta facendo pagare dazio. Stavi mandando la classifica e rimandiamo per un motivo. Guardate la Lazio dov'è. La prima gara che la Fiorentina gioca senza Vlahovic qual è? Fiorentina Lazio con Cabral che colpisce di testa dopo 20 minuti e poi sparisce. Giochiamo senza Vlahovic, a parte che non avevamo già giocato a Cagliari senza Vlahovic, però lì veramente non ce l'ha più con noi, ufficialmente. Covid. Mi ricordo che Italiano disse, so come fare, lo disse in conferenza stampa, tranquilli, ho le mosse. Purtroppo quella sconfitta in questo momento ci sta condizionando dalla possibilità di posso sommessamente aggiungere concordo quello che dice, due numeri che ci danno, si sempre si va sui numeri. La Fiorentina delle prime 8 squadre ha la peggior difesa e 13 sconfitte in un campionato diverso, ecco come vengo, con 13 sconfitte non si va in Europa. No, ma ti dirò proprio di per più. Questo motivo, no, se in basso come dici senza, te c'è la possibilità. No, ma senza i gol di Vlahovic in questo momento avremmo ancora 15 punti in meno, non scordiamocelo. Sì. Che io posso dire sul numeri calcio tengo tante statistiche, quello delle coppie gol. Qualcosina ci capisce, Vinci. Cioè, il secondo bomber della Fiorentina è Torreira o insieme e, a e tema Biraghi, no, Bonaventura. Bonaventura forse. Ora. Cioè, stiamo parlando di coppie gol che anche lo Spezia, il secondo che ha segnato di più, ha segnato più del nostro. Certamente. Cioè, Italiano da questo punto di vista forse ha fatto un miracolo. Ecco, fermi lì. Vlahovic, perché ricorre sempre questo tema. Vlahovic, c'è chi dice la società ha sabotato addirittura, perché c'è anche chi sostiene questo. Qua, a Toscana TV, Leonardo Petri, che salutiamo, la Fiorentina sabotata dalla società. Quindi su Vlahovic casca sempre l'asino. Ne parliamo, prima però
voglio proporvi quello che ha detto Italiano oggi in conferenza stampa, presentando la sfida di Marassi, parlando di tabelle stravolte, dicendo che si stanno allenando bene, però, alla fine il discorso torna sempre lì, su Vlahovic, perché vedremo le parole che ha riservato e ha lasciato su internet, su Twitter, su Instagram questa settimana. Sono parole d'amore per la Juventus. Abbastanza, insomma, diciamo, ha qualcosa in serbo per noi? No, dopo. L'hai capita? Mi è arrivata, sono lento però mi arrivano. Prima sentiamo le parole di Italiano però. Ma, come hai detto te, puntualmente tutte le tabelle vengono stravolte, quindi puoi fare tutti i calcoli che vuoi, che alla fine le partite vanno giocate, le partite vanno interpretate sempre per vincere, soprattutto le settimane che si avvicinano, che ti portano alla partita, vanno preparate per bene, vanno fatte le cose per bene, quindi sì, giocheremo dopo le altre, però in questo momento la nostra preparazione è quella che vi ho sempre detto, che dobbiamo cercare in queste ultime partite di fare più punti. Avevamo queste ultime tre, la prima siamo riusciti ad ottenere il bottino pieno, queste ultime due chiaramente dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile, di fare le cose come abbiamo fatto nell'ultima partita, anche nella penultima, dico io, a Milano, quindi di conseguenza non è stato un caso la prestazione con la Roma, continuare così, gli ultimi due sforzi, ultimi 6-7 allenamenti fatti come Dio comanda, e cercare di finire in bellezza. Continuano ad arrivare i messaggi da casa, vi dividete, perché poi ragazzi, è bello, come diceva Roberto Vinciguerra, perlomeno i tifosi della Fiorentina si dividono su qualcosa di bello, non su qualcosa di deteriore. No, no? Soprattutto, scusami, sai che sarebbe il record e per fortuna, diciamo ormai, vabbè, se la Fiorentina non arrivasse in Europa quest'anno, sì, sarebbe il record assoluto di stagioni in Serie A consecutive senza una posizione UEFA. Da quando? Della storia della Fiorentina, da quando esiste le competizioni, noi, dato che abbiamo partecipato alla finale Coppa Campioni, perciò dal 57. Quindi diciamo tutto, cioè, da va sempre in quella direzione. In settimana però, visto che vi dividete e continuate a sostenere pervicacemente che vendere Vlahovic a gennaio sia stato, parafraso in questo caso il messaggio che ci arriva da casa, vendere Vlahovic è vendere la qualificazione europea alla Juventus, quindi ci andate giù durissimo, guardate cosa è successo in settimana. La Juventus crolla, perde la Coppa Italia, quella che Pollina dice se la Fiorentina fosse andata in finale avrebbe vinto, perché era la stagione giusta. No, soprattutto, scusa, se fosse andata in finale la Fiorentina, cari tutti, il calendario sarebbe esploso. Posso parlare anche di questo discorso, che se l'Atalanta fosse andata in finale Europa League, noi avremmo un campionato esploso, un calendario impossibile da gestire, cioè questa è anche la dimensione dei nostri dirigenti della Lega, e la Lega è fatta dalle 20 società di Serie A, non da oracoli di Messi. La Lega non stabilisce ancora quando giocano Fiorentina e Juventus, ma si vendono già i biglietti. Ma sono le società, scusa, certo, perché hanno votato loro all'unanimità. Certo. Ecco, dopo questo j'accuse sulla dirigenza, diciamo, calcistica, noi prendiamo e registriamo, perché è vero. È vero? Guardate cosa ha detto Vlahovic su quella Instagram, no? Quello è Instagram, Polina. Sì, Mancini, tu che sei un grande frequentatore dei social. Sì, frequento, ma sì, mi sembra sia Instagram. Allora, sì. Dopo la sconfitta di Coppa Italia dice: partite come queste fanno male, ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all'inferno con te. Se servirà a riportarti in paradiso, forza Juventus. Fino alla fine. Fino all'inferno, che volete dire? Ormai gioca nella Juventus, anche Chiesa aveva fatto dichiarazioni divertitive, anche Bernardeschi aveva fatto dichiarazioni divertitive. Allora, pubblico ministero, Pollin e poi tutti gli altri, non c'è giocatore in Italia, in Italia e anche in mezza Europa, che dice: voglio andare alla Juventus, parte a piedi e ci va. Poi ci vanno quelli più bravi, tanto facciamo questo premesso, penso detto da tutti. Perché te, qualsiasi giocatore in Italia dice: vuoi andare alla Juventus, dice: vuoi andare a piedi, va a piedi. Cioè, già detto questo, detto anche che Vlahovic, detto da lui e suo staff, è sempre stato juventino, aveva la maglia e la Juventus aveva 10 anni in casa. È chiaro, ha avuto il suo sogno nella sua vita, ma è normale come un professionista. Cioè, Marcello, che è stato grandissimo, e lo è, un grandissimo professionista, ha guidato diversi giornali. Quando c'è stata l'opportunità. Cosa stai dicendo? Che aveva il post, del New York Times. Faccio un paragone di un professionista importante. No, non avevo posto. Sto parlando serio, sto parlando uno che ha guidato giornali importanti italiani.
quando ha avuto opportunità andava da una parte, poi da un'altra, perché un professionista fa così. Perciò io quello dei professori, questo attaccamento dell'amore oggi della maglia, e non ci sono più, no Marcello? Marcello, perché qualsiasi domanda. Uomo o qualsiasi purtroppo no, purtroppo tu hai ragione. Allora, questo è, cioè io non è che mi scandalizzo, poi ora adesso è andata alla Juve, l'hanno ragazzi, fatto sentire, però, finisco al centro del suo progetto, perché la verità, anche l'andata via di Bala, è perché il progetto lo voglio costruire intorno a lui, da quello che sento. È chiaro che lui si sente a 22 anni al centro di un progetto. E magari se stava anche lui fa queste dichiarazioni, ma non li vedo scandalose, non è offensivo verso gli altri. No, però posso dire una cosa, non sono scandalose perché, come ti dicevo, le ha fatte Chiesa, le ha fatte prima Bernardeschi, ma sono scandalose rispetto a quello che lui ha detto prima, due mesi prima, tre mesi prima, ma perché diano, ma mia solo lui, ma lo, bravo, mia solo bravo, lui, ho bravo. Capito, ma quando ti dice io, cioè io infatti tutta la sceneggiata poco valore non solo a quello che dice Vlahovic, mi dà fastidio, tutte ma anche quando lo diano in la Fiorentina, tutte le sceneggiate, a me uno non lo dica dopo 10 anni di carriera. Posso tornare indietro col tempo fino al 53? Torni indietro al 53. Cioè, la stagione in cui la Fiorentina prende come allenatore Bernardini a metà campionato. Noi eravamo nati, sono curioso di vedere dove vuole arrivare. Stiamo parlando del miglior allenatore della storia della Fiorentina. Fulvio Bernardini? Fulvio Bernardini viene preso dal Vicenza a metà campionato. Lui fino a tre ore prima di passare alla Fiorentina ha continuato a rilasciare delle interviste dove diceva che moralmente non avrebbe mai lasciato il Vicenza, non, ed era in Serie B il Vicenza, non avrebbe mai lasciato il Vicenza perché non sai, e poi arrivò a Firenze e costruì la più bella squadra di sempre. E purtroppo bisogna farci l'abitudine, punto. Però vorrei dire anche una cosa sulla maglia che aveva da bambino in camera Vlahovic, cioè, era bianconera, ma perché era del Partizan o sbaglio? No. Il suo staff, io dico quello che dice. È una battuta, no, no, ma hai ragione, è una battuta carina. Io quello che dico, il suo staff, è che poi sai. Allora deve essere anche di via. Io ritorno a dire, della Marsella. Io non credo a quelli che baciano continuamente la maglia, poi dopo due mesi vanno da un'altra parte. Qui ha ragione Marcello. O si fanno il tatuaggio del capo. Però il suo staff dice, dichiarazione di sua mamma, perciò poi farse vere, noi non abbiamo un'opportunità, solo i giornalisti hanno l'opportunità di andare vicino alla verità, a volte neanche loro. Non credo proprio. Bravo. Scusami anche, allora, non più. Vai. Però sua mamma ha detto, aveva la maglia della Juventus quando aveva 10 anni, questo che ti devo dire, il suo staff dice così, lui non ha voluto andare, vi ricordo, in nessun'altra squadra. Perché... Sì, non girare il coltello nella piaga. C'è come ricordarlo, perciò non lo vedo scandalosa questa sua dichiarazione. Mi piace sentire parlare della mamma. Sono convinto che se domani si avvicina il Real Madrid, lui va al Real Madrid. C'aveva una maglietta nel cassetto, anche se aveva la maglia della Juventus. Mi fa piacere sentire parlare della mamma perché era dei tempi di Peruzzi e dell'ipopilla che non si parlava della mamma protagonista. Comunque, al di là di Fulvio Bernardini, io quello che sostengo, almeno a me tifoso dà fastidio questa come dire, ambiguità, questa ambiguità Marcello, nel giro di poche settimane. Ti voglio fare una domanda, perché ha fatto, me la ricordate l'intervista che ha fatto a Sky Vlahovic quest'estate? Qui voglio arrivare. Questo volevo chiedere a Mancini, perché sapevo che saresti arrivato lì. Queste parole che abbiamo visto nel video wall, queste partite come queste, forza sempre all'inferno, scendere con te, forza Juve, cioè che cosa sortiscono nell'animo dei tifosi della Fiorentina che a Moena hanno visto un ragazzo che va alla rete e dice quando mi offrono firmo, che no, perché allora devo intervenire, queste vabbè, sono le vostre invenzioni. No, ha detto così. No, c'è la registrazione, no. Così. Allora sentiamo, lui dice, sentiamolo. Quando mi offriranno il contratto firmerò, ma lei ha detto sono pronto a firmare. Quando già lui prendeva le distanze. Quando mi offrono il contratto firmo. Allora facciamo così, ci risponde Mancini. C'è la registrazione, quella è l'unica uscita fuori luogo. Non ne ha fatte molte, perché c'è anche giocatori che ne fanno in continuazione e poi vanno via. Vlahovic, devo dire, a questo punto di vista, tranne in quella dichiarazione, si è comportato seriamente, non ha fatto, ma quella dichiarazione lì di fronte al tifoso se la poteva risparmiare. Fermi lì, voglio sentire anche la risposta di Mancini e di Roberto Vinciguerra. Ritorneremo, poi andiamo a Genova a sentire le ultimissime fronte Samp, perché lunedì Marassi, partita fondamentale, chiave Europa, dopo pochi secondi di pubblicità. Ingigantiva le mie preoccupazioni.
tutto mi sembrava diverso. Mi sentivo di cattivo umore. Anche di notte i pensieri non mi lasciavano mai. Dormivo male. Poi il mio farmacista mi ha consigliato Laila. Dalla ricerca scientifica nasce Laila, farmaco con formula Silexan, che con una capsula al giorno aiuta a combattere i sintomi dell'ansia lieve. Laila, più spazio alla vita. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Menarini. Io sono una, unica. Io sono le mie scelte, anche quelle che dicono cambia. Io sono Estra, e scelta pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una, ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia, naturalmente. Scopri scelta pura luce gas su estra.it. Abbiamo chiesto ad alcune persone come si trovano da Dental Factor. Ma ad esempio qua non ho mai aspettato. Devo dire che le cure e gli interventi relativi sono poco invasivi. Cosa ti piace di più? Che ci si possa andare tutti e sia da tutte le parti. Per tutto questo non serve un supereroe, ma specialisti e tecnologie all'avanguardia. Per noi dietro a ogni sorriso c'è sempre una persona. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. C'è chi pensa ad un contributo per il nostro futuro. Chi ha creduto in me e nelle mie potenzialità. Chi non si è dimenticato di me. Chi fa crescere l'economia sostenendo le imprese. Con personale qualificato sempre a disposizione. Banca Alta Toscana. Sosteniamo la comunità per un futuro sempre migliore. Continua tutto gol su Toscana TV, fine primo tempo all'Olimpico, clamoroso parziale 0-1 per il Venezia che oggi è retrocesso in Serie B in ragione del pareggio dell'Empoli con la Salernitana, tra l'altro straordinario vicario, anche su questo tra un po' vi ci voglio. Stavamo riassumendo a 180 minuti dalla fine la stagione della Fiorentina facendo una sintesi, una sinossi per punti. Da casa ci scrivono: il conduttore è un demente perché semina zizzania. Beh, se questo diciamo è l'appellativo che mi merito, semplicemente per aver riportato degli elementi di cronaca e non saper distinguere tra il concetto di zizzania e cronaca, non è di certo un problema nostro. Allora, però, prima andiamoci a sentire cosa ha detto. Dovevo commentare, mi lasciate a metà il commento, è no? Vero. Allora, no, perché ci tengo, no, perché ci tengo, perché voi potete giustamente pensarla come volete, io rispetto il pensiero di tutti, ma a me, che è un giocatore che oltretutto nello stesso campionato ha vestito un'altra maglia e tutto quello che c'è stato intorno, nello stesso campionato, vado a fare queste dichiarazioni. Per me è una mancanza di rispetto verso i tifosi della squadra dove hai militato fino a due mesi prima.
E questo non fa, ora vorrei dire una frase storica, non fa bene al calcio. Diciamo che per questo sarebbe una mancanza di rispetto anche verso i nuovi tifosi, che invece apprezzeranno, perché se solo poco prima aveva fatto dichiarazioni rovesciate, sembrerebbe una presa di meno anche per i nuovi. Sì, ho capito, no? Ma non è la vuol stessa dire non che è la prossima cosa. Squadra succederà non è, la stessa, non è la stessa cosa. Per lui non come la, per tutti quelli non è la che stessa cambiano cosa. Squadra. A me comunque, cioè, a me e credo come a me tante altre tifosi o sportivi o dà fastidio leggere una cosa del genere, come ha dato fastidio leggere alcune dichiarazioni di Chiesa. Però Chiesa si sapeva che voleva andare via, aveva fatto vedere chiaramente che non ci voleva più stare, c'aveva il musino. Lui invece non c'aveva il musino, lui sembrava che addirittura dice porto la Fiorentina in Europa. Però Marcello, poi da questo punto di vista io apprezzo di più Vlahovic, che ha giocato fino all'ultimo minuto con la maglia della Fiorentina. Vabbè, rispetto a Chiesa, però, che forse si impegnava un po' meno. Sputa queste cose sui tifosi che lo hanno sulla fisionomia, fino in panchina, l'Allegro. A me mi dà noia, poi se a te non ti dà noia, per carità, è padrone di giustamente. A me mi dà molto fastidio, forse perché sono ancora innamorato di un calcio che non c'è più e tutte queste belle storie diciamo di anche quando, per me, anche per quando sono già quelli della Fiorentina e fanno dichiarazioni d'amore, a meno che uno non sia qui da 10 anni, come fa Vlahovic? Li metto da parte perché tanto valgano quello che valgono. Dei giocatori, aggiungo solo questo, dei giocatori, dice Marcello una volta, che era bellissimo, in Italia ci sono rimasti pochi. Io devo dire, gli ultimi due sono juventini. Marchisio ha detto non giocherò in Italia con nessun'altra squadra, perché è nato, è così, e Chiellini. Poi il resto tutti quanti sono. Chiellini sarebbe un bel tema da affrontare. Dopo l'affrontiamo. Guarda, dopo l'affrontiamo. Chiellini è un altro bel tema. Lo so che non è molto televisivo. Dipende come c'è fuori. Non è molto televisivo. Voglio vedere cosa viene fuori su Chiellini. Guarda, aspetta, allora affrontiamolo subito. Ecco questo ragazzo. Questo ragazzo giocherà l'ultima partita allo Stadium e l'ultima partita alla Juventus, con la Juventus al Franchi. Ora si è polemizzato su che cosa? Come accoglierlo? Perché qualcuno ha rievocato l'addio Jankulowski, che ferma la palla a centrocampo, ecco. Bellissimo, ecco. La butta fuori perché deve uscire Paolo Maldini, ecco. E tutto il Franchi. Uno stadio tributa, quello che tra l'altro non avevano fatto neanche a Milano, mi ricordo. C'era tutta la polemica. E quel giorno fuori conobbi anche Cesare Maldini, ero a Radio Blu, purtroppo non mi diedero la linea e gli dissi no, è scappato Cesarone. No, ecco, però. Per dire, ecco, io mi ricordo quel momento come di una bella storia, una bella anche cosa da raccontare. Io credo che Chiellini, però dico, una volta che si è sfilato la maglia bianconera, vale Maldini. Sì, no, e mi piacerebbe che Firenze Firenze avrà ancora la maglia bianconera, ho capito, ma poi se la sfila finché esce dal campo finisce la serie. Finché gioca si può fischiare perché è uno juventino, al momento in cui si leva la maglia lì c'è un grande campione che fra l'altro ha indossato pure la nostra di maglie, e la Fiorentina l'avrebbe voluto tenere, solo della triade Chiellini, Maresca, Miccoli, lui era in prestito e la Juve, e si capisce perché se lo riprese. Quindi ricordiamoci anche che è stato un ex giocatore della Fiorentina. Tributargli un... Secondo me è stato un grande campione. Ok. È un grande campione. Posso. Poi è chiaro, sportivamente è sempre stato un nemico. Volevo chiudere su ma al momento in cui poi si toglie la mia maglia bianconera. Intanto io... vi applaudo, se posso sommessamente dare un suggerimento e mi zitto. Allora, io beh. Spero che nel calcio, però vorrei l'adoperassero tutti, io l'adopero. Non ci sono nemici, sono avversari. Nemici sono un'altra cosa. Sì, nemici sportivi. Ora soprattutto. Perché nel calcio è questo. Però aggiungo su Chiellini. Chiellini non è solo un giocatore della Juve. Chiellini è un giocatore di tutta l'Italia. Perché al di là che ha giocato con quella maglia, è un giocatore culturalmente preparato, corretto, non fa mai di reazione fuori. Poi bisogna ricordare, venne qui per i funerali a Stori, c'era Chiellini. No, certo, quindi. Fuori luogo. È un giocatore che ha dato tanto alla nazionale. Penso che quello che dice l'amico sia una cosa giusta. È un giocatore che ha giocato con quella maglia, ha giocato anche con altre maglie, ma oggi smette. Credo che un grande sportivo dovrebbero solo applaudire. Credo che Firenze darebbe un'immagine di intelligenza sportiva e di signorilità sportiva. Sicuramente non succederà. Sicuramente non succederà. Però io credo vada applausito esattamente come Maldini, perché noi dobbiamo distinguerci anche dalle altre tifoserie. Quello che diceva Francesco prima, appunto, o chi lo ricordava, insomma, quando ci sono stati i funerali di Astori, Chiellini è stato tra quelli che alimentò
la comitiva da far salire sull'aereo che dal Portogallo, dove avevano giocato dall'Inghilterra, dove avevano giocato la sera prima, potesse arrivare a Firenze potesse arrivare a Firenze. Perché Marcello, quando è arrivato, hai fatto un lapsus: aereo dal Portogallo. Non lo so se non l'ha. Sì, forse per il grande Torino, dice sì, forse sì, stavo pensando. Mi ha attraversato quel flash. Non ci sono stati altri giocatori italiani che sono flash. Poi, tra l'altro, quando è arrivato in piazza Santa Croce, è stato, come dire, è applaudito anche, è tornato, poi si è mescolato tra i tifosi, ci fu un abbraccio con Pietro Buturo. Voglio dire, Chiellini va applaudito assolutamente, perché la tifoseria della Fiorentina deve distinguersi in questo da tutte le altre tifoserie, compresa quella della Juventus. Vinci Guerra invece voleva... Chiudo dicendo che su Vlahovic qua si chiude un po' una sorta di contrappasso dantesco, perché si è aperto con Felipe Melo. No, perché poi alla fine la storia recente, lasciamo stare i vari passaggi di Galluzzi, Prendata, Moretti, Cervato, perché Amrin. Ancora Amrin, però da Firenze a perché se ancora adesso alla Carla Cervato gli vai a parlare della Juventus, lei ti attacca al muro, perché Sergio è andato via soltanto per risanare le casse. No, ma io sto parlando solo da Firenze a Torino, perché il pacco Felipe Melo è qualcosa di straordinario. Perciò lì poi l'abbiamo un po' ripagato. Ecco, Vlahovic praticamente è una sorta di dazio che abbiamo pagato. Stiamo vivendo una cosa storica assoluta, perché questa la racconteremo fra 10 anni, chissà come. Come se non bastasse, ci troviamo con Chiellini che termina la carriera a Firenze al termine di un campionato unico, perché questo qua sarà comunque un campionato unico, la prima volta di commisso magari con una squadra competitiva e quant'altro. Io dico questo: allo stadio nessuno obbligherà nessuno a fare niente. E ci mancherebbe. Per Maldini non era stata organizzata, no, la coreografia. È stata una cosa spontanea. Il Franchi dimostrerà in quel momento cosa sarà. Per Chiellini, poi magari ci sarà una sorpresa per tutti, perché magari sarà un applauso fragoroso, sarà un applauso tenue, lo scopriremo. Oppure ci saranno i fischi. Non si sa quando, lo scopriremo, non si sa quando. Qualche fischio ci sarà di sicuro, però l'importante è che prevalga l'applauso, perché... Sarà un bel banco di prova. Sì. Archiviamo quindi capitolo Chiellini, mi sembrate tutti abbastanza d'accordo, vedremo quale sarà l'accoglienza che riserverà i Franchi. Abbiamo già sentito le parole di Italiano sull'Europa? Mi sa di no, vero Massimo Brigato? Aiutami in regia. Credo di no, quindi lo andiamo ad ascoltare. Cosa ha detto Italiano sull'ipotesi Fiorentina in Europa? Ci sarà da parlare, da vedere. Sentiamo. No, allora, tanto dobbiamo arrivarci. Quello è sacrosanto. Dobbiamo fare gli ultimi sforzi. Poi chiaramente si vedrà, perché sarà tutto un qualcosa di diverso, ma in questo momento permettimi di dirti che ne parleremo dopo queste ultime due partite. Cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di finire bene. Sapete quanto ci tengo e quanto ci teniamo ad aggiungere questa ciliegina. E noi dobbiamo in questo momento concentrarci su quello. Non ha detto un granché, però le voci in città si rincorrono, nel senso che se ne parla di una Fiorentina in Europa, una Fiorentina che i fiorentini si augurano in Europa con Italiano il prossimo anno. La clausola di risoluzione, da tanti interpretata come un elemento in realtà diciamo di distacco, è forse a leggere proprio l'esatto contrario, ma perché questa cosa di Italiano Italiano dica. Se si sostiene che ha fatto bene le prime 7 squadre, ormai le panchine hanno tutte chiuse. Italiano sta bene a Firenze, doveva andare. Punto. Italiano sta bene almeno 2 o 3 anni a Firenze, poi fra 3 anni si vede, perché se tu guardi le prime 7 panchine e sono tutte confermate. Punto. Allegri, che io non confermerei, purtroppo è confermato che gli hanno dato un sacco di soldi. All'estero non ce lo vedi? Come? All'estero non ce lo vedi? No, ancora no, perché secondo me, io ho già detto prima, sono stato frainteso, è uno bravo che ha fatto, ma deve crescere molto. Cioè, un allenatore impara sulle esperienze, e Italiano ha fatto delle belle cose, ma se ci sono delle manchevolezze a questa Fiorentina sono dovute anche alla sua inesperienza,
perché per esempio una delle cose che dico io da sempre, deve curare molto di più la difesa, perché una squadra che prende 48 gol soprattutto nel secondo tempo ha imparato rispetto alla prima parte del campionato, ha imparato parecchio, però se vogliamo dire una pecca di Empoli, lui ha fatto una domanda lo vedi bene in Europa, io penso che debba migliorare sotto questo aspetto, però se vogliamo parlare di una delle pecche di Italiano e parlano i numeri, io evito di giudicare i professionisti perché non l'ho mai allenato neanche in Serie A. Una delle pecche di Italiano, e se la porta dietro da Spezia, e quest'anno comunque l'ha confermato, quando la squadra va in svantaggio, abbiamo vinto solo contro lo Spezia, conquistiamo mediamente il 17% dei punti a disposizione. Cioè, subiamo un gol, è quasi finita. Ed è questa una cosa che durante l'anno... Che dovrà imparare, dovrà migliorare. Siamo alla 36esima giornata, è diventato, come si dice, un dato. Però è anche vero che quando andiamo in vantaggio... acquisiamo forse più sicurezza, ecco, io mi limito a ribadire questo. Ma sicuramente concetto. Un ottimo allenatore che dai 2 o 3 anni a Firenze diventerà un grandissimo allenatore, ma fatelo crescere, cioè dategli la possibilità. Infatti se va in Europa, io spero che venga, si affacci qualche grande società e ci porti via Italiano fra due o tre anni. Vuol dire che ha portato la Fiorentina a vincere qualcosa, a avere dei traguardi. Sicuramente. Se poi si affaccia il Real Madrid o il Barcellona, italiano non mi pare, siccome lui ha citato quella clausola. Ho capito, ma anch'io c'è stato un momento quando uscì fuori il discorso della clausola, poi quando si affidò al procuratore, a Ramadani, insomma, e ho pensato anch'io, però credo che le reazioni, le sue dichiarazioni, quelle della società, cioè a questo punto... un anno a Firenze sicuramente ci resta. Marcello, spero due ai tempi di Prandelli si è invertita la situazione, che era della Valle che diceva dillo, io resto dica Prandelli. Che vada alla Juventus, no, e lui diceva no, io resto, lui gli ha chiesto cosa fai quest'anno, se ne parla dopo, e lì è stata la rovina della carriera di Prandelli. Sì, ma lì poi vabbè, la mia amicizia con Claudio mi limita nella possibilità di poter parlare, ma sappi che Claudio Cesare Prandelli vuole un bene a Firenze che solo i fiorentini lo possono capire. No, ma questo nessuno di noi ha dubbi, almeno io non ce l'ho. Nell'ottobre del 2009 successe quella cosa bruttissima, quella telefonata quando la squadra era in corsa Champions, che qualcuno gli disse è libero di cercarsi un'altra squadra quando dovevi andartela a giocare poi col Bayern, ecco, ricordiamo anche questi episodi. Ma qual è il minimo comune denominatore di tutto questo? Ragazzi, ha preso una traversa la Roma. La seconda, allora. Ecco. Quando siamo giunti oramai al, aiutatemi con le diottrie, siamo al 58esimo, 0-1 Venezia in vantaggio all'Olimpico per la classifica che adesso Massimo Brigato ci manda in sovraimpressione, sta maturando. Facciamo il countdown fino al 90esimo, meno 40, meno 39. Comunque vedi, il problema delle voci su Italiano sono nate per questo discorso della clausola, e questo dimostra anche in questa situazione purtroppo un difetto di comunicazione della società, perché se avessero comunicato subito quando hanno fatto il contratto e c'era la clausola, non ci sarebbe stato nessuna voce, nessuna palpitazione, nessun problema. Scoprirlo a metà, anzi a 2/3 del campionato, naturalmente ha fatto venire il retropensiero che dice, come da Spezia è venuto alla Fiorentina, dalla Fiorentina può andare, e in effetti è così, ma non credo che in questo momento ci siano le condizioni per lui, perché è un professionista, anche lui cercherà di andare sempre meglio. Ma se era stato detto subito che il contratto italiano prevedeva la clausola, si sarebbe evitato tutto questo. Questo voler mantenere nascoste le cose, tanto poi non restano nascoste, io da parte della Fiorentina ancora non l'ho capito. Ma l'ha scoperto un giornalista napoletano, non noi, comunque. Sì, ma qualcuno lo scopre. No, perché a Napoli dissero, ci vuole la clausola per portare via Italiano, e tutti, allora ci vuole la clausola, e perché lui lo sa e noi no? Sì, ma questi timori, queste voci sono state alimentate da certe dichiarazioni, appunto, anche della società, perché quando Barone dice ha un contratto, i contratti si rispettano, l'ho sentito dire anche per altri, compreso Chiesa, compreso Vlahovic, fermo restando spaventato che poi i contratti si rispettano, sono che è già difficile un giocatore, figuriamoci un allenatore, che vuole andare via, dove lo metti? In panchina ci deve stare. E poi italiano stesso che dice se ne parla a fine campionato. È soltanto un paio di frasi, però solo quelle, perché dopo Italiano è stato chiarissimo, ragazzi, l'ha detto e si è capito chiaramente che resta a Firenze. Visto senza se, senza ma, degli zizzaniatori, io invece voglio essere chiarissimo che abbiamo detto il contrario, abbiamo detto che a dispetto di quello
che molti hanno sostenuto, e cioè che la presenza di una clausola di risoluzione, impropriamente definita rescissoria, non c'entra nulla, secondo taluni era elemento che indicasse la, diciamo, la volontà di allontanare, meno male il fatto che si sarebbero allontanate le strade, invece no, una clausola di risoluzione del 10 milioni di euro per un allenatore è un elemento di saldatura importantissimo. Sì, ma... in questo ma momento tutte queste, robe sono per i giornali, perché no, oggi però, Gianmarco, vedi, ci sono giocatori, allenatori. Oggi quando un giocatore o un allenatore vuole andare via, va via. Ronaldo il 29 d'agosto è andato via. Cioè aveva un altro. Chiesa stava andando via. Se è difficile tenere un giocatore, questo, figuriamoci un allenatore. Voglio che dire, la squadra 1 i contratti, quelli servono più per loro stessi. Ma oggi i contratti, guarda, ma vale per tutto. Guarda Sosa, ne vuole andare via. Che fine. Cioè, che fine diventa, farà quella Fiorentina, diventa un massacro. Quando andò via Chiesa, che gli avevano fatto fare la partita giorno prima con la faccia da capitano. Ma questo vale per tutti, cioè. Ormai i contratti ci sono, ma poi quando uno vuole andare via, anche la società che lo continua ad andare via, che se uno non vuole stare bene se ne vada, io la penso così. Ma sono l'importante è che la società caso abbia in testa cosa fare e non si faccia trovare impreparata anche qua. Sì, cioè, non rivolgiamo queste battute infelici. Allora torniamo all'attualità. Quindi, detto che lo studio è concorde nel ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che Italiano sarà l'allenatore della Fiorentina anche il prossimo anno, sperando, i tifosi della Fiorentina sperano, che si tratti di una Fiorentina in Europa, da chi ripartire per una Fiorentina, si spera, in Europa? Qua abbiamo messo tre elementi effettivamente importanti, partendo da sinistra. Milenkovic, Odriozola, Torreira. Allora, su Torreira Marcello Mancini faceva notare una cosa prima in conferenza stampa, che lui ha ritenuto, diciamo, ecco, un elemento da salvare. Oggi Italiano ha detto Semplicemente che Torreira è il giocatore su cui si conta per il futuro, ma detto dall'allenatore credo che sia, come dire, una sottolineatura del fatto che Torreira resta alla Fiorentina e che la società pagherà questi 15 milioni, quanti saranno, vediamo, se sono 14 se sono 16, francamente ripeto, chi se ne frega, io faccio il ragioniere e devo dire 15 milioni per Torreira abbiamo visto, ma mi sembra sia, sì, ma uno spreco. Francesco, siccome eccoli qua, scusate, ecco, questa è la situazione di Torreira. Siccome però qualcuno ha cominciato a dire, appunto, a fomentare, a creare zizzania dicendo che Torreira 15 milioni la Fiorentina. Per esempio, la Fiorentina, invece di andare già ora a dire guardate, noi siamo pronti, si paga, aspetteranno un po' di tempo, no, perché c'è tempo provare... fino a giugno, c'è tempo fino alla fine, appunto, di giugno. Se vogliamo provare a avere lo sconto. Per avere uno sconticino, ma insomma, ma questo non è un problema. Siano pronti poi a prendere. Alla fine ne pagherà anche 16. Terza traversa della Roma. Non fanno, per fortuna, 30 traversa non fanno un gol. Nel calcio bisogna mettere. Torreira è uno dei punti fermi, è una punti da fermi. Cui se rinuncia a Torreira, allora si rinuncia a tutto. Io penso tutto, che andiamo alla via. Fiorentina, Odriozola ritorna al Real Madrid, a quello che ho capito la richiesta di Ancelotti di portarlo là, però almeno quello che si legge. Se il Real Madrid lo chiama, è chiaro che... Mentre Milenkovic lo terrei, perché se soprattutto va in Europa è uno che ha acquisito esperienza, in centrale anche fisicamente messo bene, secondo me non è che ce ne sono poi molti bravi come lui. Cioè, io fa degli errori perché deve migliorare anche lui come altri. Se voglio dire, non è che sia, però lo ritengo un ottimo. Deve migliorare. Pensavo fosse migliorato io comunque, perché c'è ormai migliorare un migliore, però comunque con quelli che c'è in giro, Milenkovic si fa bene a tenere, perché trovarne un altro dello stesso valore è difficile. Ma io credo che l'Europa sia una discriminante per provare a tenere Milenkovic. Se non sei in Europa, Milenkovic va via. Se sei in Europa, può darsi che Milenkovic possa rimanere. Il problema è Odriozola, ma non tanto, perché se Odriozola, come dice giustamente Angelo, Odriozola c'ha un ingaggio via, molto, sì, appunto, alto, c'ha l'ingaggio troppo alto, se ne va, si crea un problema di terzino destro. Certamente. E quello è un problema che noi ci si porta dietro da anni. Si è trovato dopo tanti anni, capito? Ma tantissimi anni. C'è stato l'ultimo terzino destro decente è stato Magnini. No, esageriamo. È stato Ufalusi, che era comunque un centrale adattato. C'è stato Ufalusi stagioni, fece la quando sua facevano giocare figura. Milenkovic
Brozovic a destra, cioè, poi dopo, dopo i Falusi, e quindi è un problema grosso, un problema che si crea grosso, con tutto il rispetto, l'affetto, la Benvenuti, per Benvenuti, però c'è una differenza poi nel gioco di Italiano, Podrizzola è un'ala in realtà, non è un terzino, insomma, va sul fondo e crossa indietro rasoterra, che è l'azione che mette più in difficoltà le difese. E non lo fa Venuti, ma non lo fa nemmeno Biraghi da quell'altra parte, lo fa solo Odriozola. Secondo me, infatti, ci sarebbe anche un problema a sinistra, ma insomma, ma questo se si entra in questo discorso, certamente un vice un pochino più competitivo di Terzi. Scusate, sta succedendo una cosa strana all'Olimpico, commentala. Per me c'è un gioco pericoloso in uscita di un giocatore della Roma sul Venezia, la sforbiciata, chiamiamola, proprio al limite dell'area. No, dentro. Sì, al limite nel senso dentro, perché è sulla riga, esatto. L'arbitro ha detto possiamo andare avanti, ma una roba del genere. E neanche il VAR lo richiama. Viene punito con il fallo, perché è gioco pericoloso. Ora come era caduto in terra sembrava che avessero sparato quello sempre, ma quello è un altro malcostume, che se i nostri giocatori di Serie A facessero 10 minuti nel rugby tornerebbero tutti, non cadrebbero neanche con le fucilate. Io vorrei capire come mai di solito si fischia a parti invertite la punizione e adesso gli scodella la palla. È gioco pericoloso, punto. Cioè non è che poi Angelo dice sembrava che sì, ma se lo beccava, però sì, come era... Io anch'io ti devo dirti, per me è gioco pericoloso, perché questo in rovesciata dall'altro, quello è andato di testa, l'ha colpito qui. Sì, sì. Però quello si è buttato in terra, sembrava di averselo sparato. Sì, poi dopo un secondo si punisce anche l'intenzione. Allora, però Roberto, scusami, parentesi, finisci, ha detto una cosa interessante, secondo me, dopo aver visto anche delle performance in Champions League pazzesche rispetto al campionato italiano, se i giocatori di Serie A non facessero quelle sceneggiate che fanno, io però ho l'impressione che non siano i giocatori della Serie A, ma siano probabilmente il sistema o gli arbitri stessi, perché i giocatori quando già vanno a giocare in Premier o vanno a giocare nel campionato spagnolo e non fanno le stesse sceneggiate che fanno il campionato italiano. Giusto. E questo secondo me è un problema che andrebbe affrontato in modo più serio, non per i giocatori ma per il resto. I falli che si fischiano in Italia non si fischiano. Falli inutili, a volte stupidi, cioè su un contrasto, ragazzi, ma il calcio è questo. Tu in Europa alcuni falli neanche li fischiano. Ma infatti le partite del campionato italiano, te mi insegni, il tempo effettivo giocato quant'è? Ma soprattutto quant'è il recupero? Perché è quello. No, meno male. Che è il recupero devastante. Che sta succedendo a Roma? La Roma ha sfiorato il palo con El Shaarawy. Cioè, durano troppo. Se la Roma pareggia, la ribalta in 2 minuti. Guarda, è la legge del calcio, lo sappiamo. Sta facendo io non lo so cosa sta succedendo. L'impossibile. Sta sbagliando. Ma oggi il Venezia ha fatto un tweet devastante. Ha iniziato a sproloquiare contro la Salernitana. Non so, io ho letto in inglese. Ha fatto un tweet, dato che la Salernitana col pareggio ha condannato il Venezia, no? Perciò non so se si sono caricati, hanno detto stasera dimostriamo. Una faida, allora, su questo... E noi ne possiamo beneficiare. Torniamo, tanto sui temi sui quali siamo stati. Matteini, ce l'hanno con te, la società aveva comunicato la durata del contratto e la presenza della clausola di risoluzione e fu pubblicato a giugno del 2021, ma cosa dite? Cosa pubblicato? Questo ce lo dice. Non mi risulta. Forse si riferiva alla clausola pagata allo Spezia. Che è quello. Amico da casa, comunicato da nessuno, mi dispiace. No, non è questa la ricostruzione. Ha fatto probabilmente confusione, come dice Vinci Guerra, con la clausola che aveva allo Spezia. Allora, tra pochissimo andiamo a Genova a sentire le ultimissime fronte Samp e fronte Genoa, perché Genova, intesa come città, trema, anche se alla Sampdoria manca un punto, però insomma, dal punto di vista calcistico... Ma anche un po' fronte del Porto, visto che siamo a Genova, no? Facciamo, andiamo io e Vinci Guerra, ci facciamo un aperitivo lì, fronte Porto. Poi non solo, perché Vinci Guerra, che fa tanto il simpatico, ma tra un po'... ci deve spiegare come funziona questa questione del settimo posto della Conference League. E non finisce lì. Perché dopo spiegherò che deve decidere italiano, ma in tempi rapidissimi, rispetto a tutta la storia del calcio italiano. Nessuno ha mai deciso così, deve decidere così velocemente. Perciò anche per noi c'è poco lavoro. Tutto questo dopo pochi secondi di pubblicità.
MDT Lavanderia Industriale al servizio di ristoranti, strutture ricettive, bed and breakfast, grandi alberghi, con servizio di noleggio biancheria, consegna e ritiro a domicilio e sistema elettronico di conteggio capi. MDT, la soluzione pratica, economica, puntuale. A Foiano della Chiana, 0575 648943. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. L'impresa Edile Barni Romano effettua anche noleggio di attrezzature per l'edilizia in tutta la Toscana, con operatore abilitato o senza, e sempre con assistenza in cantiere. Tutte le macchine sono all'avanguardia, nuove o con solo pochi anni di vita. Massima disponibilità di orario. Impresa Edile Barni Romano, via di Calenzano 17, Sesto Fiorentino. La ditta Traversi Romano si occupa della raccolta, recupero e stoccaggio al coperto di rottami ferrosi e non di ogni tipo. Le aziende possono conferire i loro scarti metallici direttamente da noi, oppure usufruire del nostro servizio di comodato gratuito sui container. Non solo, ci occupiamo noi di tutta la documentazione necessaria e del rilascio dei certificati a norma. Siamo della ditta Traversi Romano di Settimello, che commercia in rottami. Siamo lieti di accogliervi in sede. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta. Un mondo interamente dedicato a pile, batterie, carica batterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. Iniziano i venerdì di Uniser, il centro pistoiese che si occupa di ricerca, innovazione e alta formazione. Si tratta di appuntamenti che riguarderanno la letteratura, il territorio, l'arte, la scienza, l'astronomia, la Costituzione. Ci saranno illustri esperti che parleranno di letteratura e di promozione del territorio, parleranno del rapporto tra letteratura, arte e scienza, parleranno dell'universo dei buchi neri e della luce, parleranno di Costituzione ed Europa. Venerdì parleremo di Costituzione ed Europa con due docenti dell'Università di Firenze, Paolo Caretti e Laura Leonardi. Continua tutto gol del sabato sera rigorosamente su Toscana TV. Cosa succede a Roma, Roberto Vinci Guerra? Sempre 0-1 a favore del Venezia. L'amico Marcello ha usato un termine che ora purtroppo diciamo continua. Mi è sfuggito. Perché poi alla fine ha detto bombardare, perché sì. In realtà io che sono un po' storico del calcio, i termini usati all'inizio del Novecento erano tutti bellici. Bellici, è logico. Tutti bellici. Ancora certo. Adesso noi ne usufruiamo. Ma vogliamo... è una battaglia. È una battaglia, esatto. Sì, vabbè, c'è il momento, non è il caso di usare certi termini. Però il calcio, insomma, è l'antropomorfizzazione della... Non c'è della dubbio. Tutto questo era per chiedere che cosa stavano facendo a Roma. La Roma... Vabbè. E il Venezia sta vendendo cara la pelle. Bene, ok. Anche per Roma. Allora, continuano invece a scriverci sulla clausola di risoluzione, abbiamo scatenato un putiferio, dopo ne torniamo a parlare perché si continua a discutere sul contratto depositato, la conoscenza, l'accessibilità a questa clausola di risoluzione sul contratto di Italiano, ne parliamo dopo. Prima andiamo però a Genova da Luca Podestà di Telenord. Ciao Luca. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Come stai Luca, come stai? Beh,
Bene, bene, insomma, qua si respira un'aria un po' di tensione per questo finale di stagione in casa blu cerchiata, perché alla Samp manca ancora un punto per la matematica salvezza da conquistarsi nelle ultime due partite, possibilmente già da quella di lunedì sera contro i Viola, mentre il Genoa domani sarà chiamato a Napoli a qualcosa che somiglia molto ad un miracolo, perché insomma il Genoa dovrebbe vincere sia a Napoli che poi nella successiva gara interna contro il Bologna, ma potrebbe anche non bastare ai rossoblù. Diciamo che tra le due squadre quella sicuramente più vicina a tagliare il traguardo in questa sciaguratissima stagione per le società genovesi è certamente la Samp. E voi come Telenord, ovviamente seguite le vicende sia di Genoa e Sampdoria da vicinissimo, Telenord ricordiamo ovviamente televisione importantissima dalla Liguria e non solo, che clima si respira a Genova? C'è una città che comunque merita, con un grande passato, con invece delle stagioni un po', anzi parecchio in più scuro che chiaro, sia sui due fronti, insomma su entrambi i fronti. Sì, noi per la verità seguiamo anche lo Spezia, perché siamo una emittente regionale, Spezia che è stata la prima delle tre società ligure a tagliare il traguardo oggi con una vittoria perentoria sul campo dell'Udinese, quindi gli Aquilotti si sono già chiamati fuori e insomma fa un po' specie che delle tre sia stata la prima a tagliare questo traguardo, perché ad inizio stagione ci si aspettava certamente qualche cosa di più dalle altre due, mi riferisco in particolare al Genoa e alla Samp. È chiaro che parlando di Genova qui è sempre derby, si vive questo clima tutto l'anno, derby che tra l'altro ha sorriso due per due volte consecutive ai blucerchiati quest'anno, in particolare l'ultimo disputato il 30 aprile, potrebbe risultare fondamentale per la retrocessione probabile a questo punto dei cugini e la salvezza altrettanto probabile dei blucerchiati. Perché manca un punto, ricordiamolo, sì. Luca. Però, Gianmarco, scusa. Dimmi, Roberto, vai. Luca, ciao Luca. Sono Roberto. Ciao Gianmarco. Tra l'altro posso anche vantare una non un'infanzia, ma ho passato molto tempo della mia vita con Luca a Marassi, accanto allo stadio, perciò ho vissuto in maniera non continuativa, ma conosco bene la zona e qualche canzoncina dei tifosi o qualcosa mi ricordo. Potrei fare, per mettere zizzania, potrei fare questa domanda a Luca. Facciamola, se non si arrabbia Luca. Allora non è così difficile salvare lo Spezia? Beh, diciamo che lo Spezia comunque ha meritato questa salvezza, su questo non ci sono dubbi. È stata una squadra anche fortunata in alcuni tratti del campionato, perché le vittorie di Napoli senza praticamente fare un tiro in porta, ma grazie ad un autogol dei partenopei, e anche la vittoria di San Siro contro il Milan con quel gol che immagino ricorderete, sì. Gol non concesso perché l'arbitro aveva fischiato un fallo precedente senza concedere il vantaggio, da lì poi addirittura è nato nel recupero il gol della vittoria dello Spezia. Insomma, sono stati risultati un pochino fortunosi, però devo dire che lo Spezia ha meritato questa salvezza, lo dico a malincuore da genovese, però sicuramente più di Genoa e Sampdoria. Vediamo la classifica intanto mentre parla Luca, perché ovviamente Luca, tanto che Sampdoria ti aspetti lunedì caricata a molla, c'è un punto da fare, eccola qua la classifica. Sarà condizionata però, dal risultato del Cagliari? Vai. Il Cagliari gioca prima e quindi Cagliari, se dovesse perdere la Sampdoria è salva. Ma cambia l'atteggiamento della Sampdoria secondo te? Beh, insomma è inevitabile che se domani Genoa non dovesse battere il Napoli e il Cagliari domani sera dovesse perdere contro l'Inter, per la Samp sarebbe già salvezza domani sera, e quindi questo andrebbe tutto a vantaggio della Fiorentina.
Detto questo, mi aspetto comunque una Samp che nell'ultima gara casalinga, a prescindere dai risultati delle altre e a prescindere dalla necessità o meno di conquistare questo benedetto punto, scenderà in campo per vincere, anche per chiudere bene davanti al proprio pubblico una stagione che è stata largamente al di sotto delle aspettative. L'ultima gara casalinga per la Samp è stata proprio il derby, un derby thriller, perché poi la Samp a 95esimo si è vista fischiare contro un rigore che poi Cricito ha sbagliato, e lì probabilmente è stato un episodio decisivo, però per i tifosi blucerchiati c'è stata davvero tanta sofferenza, ma anche una grande gioia finale, che poi purtroppo non ha portato a fare risultato a Roma contro la Lazio, però in qualche modo era prevedibile che a Roma si sarebbe potuto perdere. Adesso c'è quest'ultima gara che, a prescindere dalla necessità di fare o meno un punto, immagino i blucerchiati vorranno interpretare nel migliore dei modi per salutare anche i propri tifosi, che si preannunciano numerosi. Dovrebbero essere, al momento siamo intorno ai 20.000 biglietti venduti. È vero che lo stadio di Marassi ne tiene più di 30.000, però considerando tutte le difficoltà che ci sono state quest'anno per la Samp, al di là del derby che ovviamente ha fatto segnare il record, però credo che sarebbe il record stagionale nelle partite in casa, appunto escluso il derby. Bella bolgia, vai Angelo. No, volevo solo precisare dello Spezia: l'anno scorso si è salvato dicendo che il miracolo era stato italiano. Non è così, perché quest'anno il famoso miracolo italiano, no, perché Thiago Motta è arrivato allo Spezia, tutto lo davano per spacciato, ha giocato un ottimo calcio, ha salvato bene lo Spezia. Vuol dire che c'è una struttura, un'intrallatura di giocatori, come sempre dico io, gli allenatori contano, ma il 5-10%, poi sono la struttura dei giocatori. Lo Spezia ha una squadra che probabilmente, attenzione a Roma, probabilmente pareggio della Roma, deve migliorare in difesa perché ha preso tantissimi gol anche quest'anno, ma ha degli ottimi giocatori e Thiago Motta l'ha fatta giocare bene, che ho visto lo Spezia giocare e perdere anche delle partite ingiustamente, dove talvolta era in vantaggio e ha perso. Ciò, voglio dire, si è salvato bene. Mi dispiace per il Genoa, per la verità, perché io un pochino tifo anche, mi è simpatico perché è una grande storia. Genoa ha vinto 9 scudetti, sarebbe una cosa bellissima tornarsi a vincere. E Genoa purtroppo probabilmente sta pagando il cambio di società. Poi ho visto che questa società ha puntato molto sui giovani. Certamente ripartirà, se riparte dalla B, però penso che abbiano idee chiare. Quando parliamo di Genoa ricordiamo 100 anni senza successi e un pubblico come se avessero vinto l'anno prima di Genoa, qualcosa. Sono eccellenti, eccezionali. Per il Genoa, esatto. Comunque, per il Genoa mi dispiace perché è una squadra che ha storia. Vorrei tantissimo ricordare che Genoa, ragazzi, ha 9 titoli. No, ma la fortuna del calcio italiano sono Genoa, Torino, Bologna e ora anche Fiorentina, perché purtroppo stanno battendo un record assoluto senza torneranno perché ricordatevi che sono passate a dei proprietari che investiranno. Certo. Per quello che ne so io, per quello che seguo il Genoa, probabilmente il nostro amico ne potrà sapere di più. Sì. Il Genoa stanno lavorando serio a un progetto dei giovani. Si risolveranno. Allora, a corpo le domande. Questa domanda qui di Pollina. In più, prima di salutarti, Luca, il fenomeno Blessing. Proprietà, Genoa e Blessing. Che personaggio molto curioso, che insomma anche interessa molto alla stampa nazionale. Ma intanto sulla società sicuramente il Genoa è caduto in ottime mani, perché i 7-7 partner americani che sono attualmente si sono insediati e hanno acquistato il pacchetto di maggioranza del Genoa hanno grandi disponibilità economiche, tra l'altro stanno creando un pool di società, hanno acquistato anche il Vasco de Gama, lo Standard di Liegi e recentemente anche una società parigina che milita nel campionato di Serie B. Quindi sicuramente hanno progetti ambiziosi, hanno fatto degli errori, perché ad esempio l'ingaggio di Shevchenko è stato determinante, perché ha coinciso con il periodo più buio del campionato del Genoa, non certo perché Shevchenko non sia un ottimo allenatore, ma perché non era probabilmente il profilo più adatto, non avendo mai allenato squadre di club, per accogliere, doveva scendere in campo per fare la differenza. Esatto. Invece su Blessing devo dire che è una sorpresa, perché Blessing
non era neanche la prima scelta. Quando è stato esonerato Shevchenko, la proprietà aveva puntato tutto su Labbadia, che però all'ultimo momento non se l'è sentita e quindi poi si è ripiegato su Blessing. Però con Blessing in effetti il Genoa è arrivato miracolosamente a due giornate dalla fine, ancora teoricamente in corsa per salvarsi, un qualcosa che solo un mese fa sembrava incredibile. Purtroppo non altrettanto posso dire per la Samp, perché la Samp invece naviga un po' a vista. Come voi tutti sapete, a dicembre è stato arrestato il presidente Massimo Ferrero, adesso la società è gestita da Marco Lanna, che è uno dei protagonisti della Samp che ha vinto lo scudetto. E a questo proposito vi segnalo che la società lunedì sera a Marassi ha invitato tutti i componenti delle Legends blu cerchiate, cioè della squadra che ha vinto lo scudetto e l'anno dopo ha disputato a Wembley la finale di Coppa dei Campioni. Non so poi di questi quanti effettivamente verranno, però insomma è una bellissima iniziativa e naturalmente tutti si augurano che una volta raggiunta la salvezza la società possa passare di mano e anche la Sampdoria possa finire nelle mani di un gruppo che la riporti dove merita, perché insomma questa è una società. Voi parlavate del Genoa, però la Samp comunque ha vinto uno scudetto, ha vinto una Coppa delle Coppe, ha vinto la Supercoppa Italiana, ha vinto quattro Coppe Italia, quindi anche la Sampdoria ha un palmarès di tutto rispetto e i tifosi vorrebbero insomma evitare di ripetere campionati come quello di quest'anno, dove a due giornate dalla fine purtroppo si lotta per la salvezza. Chiaro Luca, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, ovviamente ti aspettiamo qua molto presto, a questo punto stagione prossima, vedremo da agosto, magari 12 agosto, se il calendario riproporrà, speriamo, un Genoa-Fiorentina, una Fiorentina-Sampdoria, vorrà dire che insomma sia Genoa e Firenze si ritroverà, Genoa in questo caso in Serie A, la Fiorentina magari in Europa. Luca Podestà, grazie mille da Telenord, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere e un saluto a tutti. Alla ciao prossima, Figel. Luca. Allora, a Roma, Roberto, perché 1-1 segna Shomurodov con una staffilata di destro. Potremmo divertirci con i doppi sensi, perché il Venezia è proprio con l'acqua alla gola, perché sono in 10 ma stanno resistendo come dei leoni. Resistono sulla linea del Piave, no? Volendo utilizzare, ecco, visto prima parlavi dei primi. Ma l'abbiamo sottolineato, non so, sono arrivato leggermente dopo, come Okere che ha festeggiato il gol, no, è stato evidenziato. No, ha preso la bandierina e ha iniziato a fare il gondoliere. Ma pensate, comunque è anche bello un giorno in cui diciamo Venezia, diciamo, l'orgoglio, che stanno lasciando un bellissimo ricordo da questo punto di vista. Venezia che quindi torna in Serie B dopo 20 anni, anche 20 anni fa, vero, fece una comparsata in Serie A, stette un anno e venne giù, e andò giù. Mi ricordo di un Bari Venezia che anche quello finì. Allora, comunque il collega di Genova ha insinuato dei timori che confermano quello che dicevo io all'inizio, cioè io speriamo che la Sampdoria lunedì sia già salva, perché se no sarà un clima micidiale, perché è una celebrazione, i campioni del passato della Sampdoria. Ma insomma, bisogna giocare anche molto sull'effetto difficile. Napoli di quando persero lo scudetto all'Hotel Michelangelo dove qua a Firenze, cioè 20 ore prima all'NH Hotel. Ok, scusa. 20 ore prima, cioè se il Cagliari dovesse perdere, questi vanno a letto con uno, possiamo dirlo, un po' anche rilassato. Se il Cagliari domani perde con l'Inter, vediamo, bisogna partite e classifica. Bisogna vedere se si gioca meglio rilassati ma senza stimoli, o se si gioca meglio con stimolo. Il Venezia sta giocando meglio rilassato, purtroppo Fiorentina, ma noi abbiamo un obbligo morale. Devo dai. Dire Gianmarco, tutto questo che stanno dicendo qui i nostri amici ospiti, ha una colpa la Lega, perché vedete anche la vicenda di domani fra Cagliari, Inter e Napoli e Milan, Atalanta è dovuta da chi gestisce questo calcio di incompetenti. Perché faccio un esempio: se domani il Milan vince con l'Atalanta,
La partita con Cagliari vince, perché l'Inter a quel punto è già... Ma noi abbiamo un pomeriggio domani da pazzi, perché abbiamo Napoli-Genoa con Genoa interessato per la Samp, poi passiamo sempre lì sul divano, accidenti a Calciomoderno, che Milan-Atalanta, vince il Milan, la Fiorentina... Sì, a quasi un piede. E a fronte di questo la Lega dice che l'ultima giornata però si giocherà probabilmente temporanea. Ma non è vero nemmeno detto, perché la Roma ha già ottenuto l'anticipo al Venerdì, hanno detto a parte la Roma, che la Fiorentina ti voglio far notare sommessamente che se il Milan vince e l'Inter a quel punto si svacca il Cagliari, diventa un problema per tutti quell'attimo, perché la Sampdoria ha paura che il Cagliari a quel punto, capisci? Perciò io ritengo che non si fa così nel calcio, perché dobbiamo giocare tutti alla stessa ora. Ma di cosa stiamo parlando? Di una Lega Serie A formata da 20 società, che uno presume che siano 20 società in grado di fare calcio, che 18 su 20, quando c'è stato il casino della Salernitana, hanno votato fra loro dicendo: a noi va bene comunque che la Salernitana termini il campionato. È dovuto intervenire la FIGC per dirgli: guardate che voi non contate niente, voi siete una Lega, è affiliata alla FIGC, non alla Lega Serie A, la Salernitana. Se il 31-12 non arriva nessuno, la Salernitana è fuori, il vostro giudizio vale quanto, ora non voglio dire carta, insomma, strada, come disse Giorgetti, no, che era l'assessore, riferendosi al progetto della... Comunque, ecco, sì, questo è il concetto. Il tema delle partite in contemporanea l'abbiamo affrontato. Gianmarco, al di là di tutte le partite, domani ha ragione. È proprio una questione che possono cambiare all'improvviso diverse cose per due o tre partite. Allora è giusto che qualcuno sia avvantaggiato. Ma perché di lunedì Sampdoria Fiorentina? Ma perché alle 6:30 di lunedì Sampdoria Fiorentina? Ma chi l'ha chiesto? Ma perché? Ma questa mania di spalmare partite ancora un po'. Cioè, ma dove siamo finiti? E la gente giustamente ora si incavola perché ha comprato i biglietti. Il paradosso: ha messo in vendita i biglietti per una data che non sai neanche quando si gioca Fiorentina-Juventus, si sa. No, c'è già i biglietti in vendita. Ma come fai? No. Come fai? A 5 giorni, a 4 giorni. Allora, a proposito di Juventus, va bene? Sì. Cosa è successo? Vediamo intanto sul video, entriamo in clima Continassa. Ecco, vediamo sul video, so che non faremo contentissimi. Te l'anticipo io. La cravatta viola. No. Scusa? C'è la cravatta viola. Blu. Pavel Nedved. Pollina, cosa è successo in settimana in casa Juve? È successo che la finale di Coppa, dove naturalmente la Juventus a 10 minuti dalla fine stava giocando meglio, anche se una scala scarsissima, meglio dell'Inter, Allegri fa tre cambi inconcepibili, perché mette un giocatore che è fermo da un mese e mezzo, levando certo Zaccaria, che era stato il migliore in campo. Nedved si arrabbia da morire col presidente e alla fine della partita, poi la partita sapete com'è andata, al presidente gli ha urlato fortissimamente: è colpa tua che ha preso questo incompetente di calcio. Nedved ad Agnelli con Allegri, sì, io te l'avevo detto, è questo incompetente di calcio, e chiediti perché, ti ha detto ad alta voce, è stato 3 anni fermo e nessuno l'ha preso. Che devo dire, ha ragione, perché quando uno sta fermo tutti lo vogliono e nessuno lo prende, e ti devi capire perché, che lui è un gestore, non è un allenatore. E se non sbaglio ne hanno fatto anche 5 anni di contratto. Sì, no, 4 anni, l'altro anno sarebbero 3 anni, con un contratto faraonico. D'altra parte questo è. Ora, le questioni sono due. Io penso che Nedved, perché Allegri non lo puoi mandare via perché l'ha fatto un contratto faraonico, o la Juve in altro anno è centenario, come dice Elkan, voglia fare grandi spese e possano rivoluzionare tutto, in altro anno è centenario della proprietà unica nel mondo, sottolineo. Guarda Gianmarco, guardami, nel mondo 100 anni che distrugge la proprietà. E un altro anno, essendo, ha detto Elkan che vogliono investire 250 milioni. Sento dire che arriva Pogba, penso che Pogba sia, io non lo so. Ma con questo allenatore si dice nulla. Ma non solo questo, con questo clima e società, che succede, Angelo? Secondo Allegri. Secondo me, Nedved lo devono levare, c'è altra soluzione. Che ormai già una volta, ti ricordo che è andato via Allegri perché Paratici e Nedved disse: o lui o noi, e Agnelli lo mandò via. E presero Sarri, che poi Sarri è stato un ripiego, perché la verità era, se non accordati con Guardiola, e che pensavano che l'UEFA fosse una società seria, doveva espellere il Manchester City dalla Champions per tutto quello che aveva combinato. Ma sappiamo che la UEFA è gestita da Ceferin, che fa l'avvocato dei più grandi criminali del mondo, non lo dico io, questa è storia, e naturalmente fu messa allora lì dalla Russia di Putin per fare questo. Poi le cose sappiamo come sono andate.
Čeferin, no, è perché questa è la verità. Poi il Manchester City lo rimisero in Champio e presero Sarri. Questa è tutta la storia. Da lì si è sfasciato tutto. La Juve deve, secondo me, ricostruire la società. Ma è giusto. Poi dopo 10 anni è giusto che stia un attimino fuori dalle cose da ricostruire. Probabilmente per i prossimi 3 anni possano comprare che vogliono. Questo è il mio parere. Con questo allenatore non si vinceranno. Quindi anno zero, giù. Giù dalla torre, Pavel Nedved, secondo lei, tanto la Roma vicinissima al vantaggio all'Olimpico, giù dalla mole antonelliana, Pavel Nedved e la Juventus, che quindi dovrebbe ripartire con Allegri. Allora andiamo a vedere adesso, finiamo i temi della passeggiata, chiedo dalla regia, perché parlavamo prima di Fiorentina in Europa, da chi ripartire, soprattutto se dovesse arrivare questa famigerata qualificazione. Oh no, quanta traversa della Roma! Mia. Quarta traversa! Mamma mia! Guarda, incredibile! Come oggi a Empoli. Oggi... Vorrei far notare un dato statistico. Cioè, intanto è gol della Roma. No, c'è un fallo sul portiere. Sta succedendo di tutto. Vorrei far notare un dato statistico. All'Olimpico. Che sta succedendo? E poi ce l'ho oggi. All'Olimpico sì. C'è questa una... no era fuori no, non è fuori. Entrata no, anche perché se sarebbe entra, suonato se entra, si sente l'orologio no, portiere mai... tocca e poi traversa sì portiere tocca e poi traversa no forse non tocca sì. Neanche il portiere no, cosa che volevi far notare Roberto? No, che a Roma è lo stadio dove prima c'era Palermo, poi Palermo è uscita dal calcio, dove si colpivano più pali, più traverse in assoluto. Questa è una statistica proprio di Roberto, e Roma di guarda che a volte vai anche statistica i pali sono un po' più no la traversa potrebbe essere più bassa. No, ma c'è un divario Palermo soprattutto e anche Roma con rispetto agli altri stadi non squadre perché lì ovviamente ci giochi tutti. No, eccoci. Ecco, attenzione Roma. I pali medi colpiti a partita all'Olimpico sono di più rispetto agli altri. Un po' come a Città del Messico nel 70, quando la palla viaggiava più velocemente perché essendo a una certa... Beh, lì c'era un discorso altezza, fisico, effettivamente. Discorso fisico. Allora, ripartiamo subito dopo la pubblicità col tema settimo posto. Come funziona? Che succede laddove la Roma dovesse vincere in Conference League? E arrivare ottava, come funziona? E soprattutto sentiremo le parole di questo signore qua che ha parlato in modo non proprio lusinghiero della Conference League. Della Conference League. Tutto questo quando? Dopo pochi secondi di pubblicità. Con Scegli Tu gli sconti sono grandissimi, tanti prodotti delle grandi marche scontati dal 30 al 50% fino al 18 maggio. La Coop sei tu. Esperienza, qualità o comodità. Allo studio dentistico Innocenti non devi scegliere. Trovi tutto questo e molto di più grazie alla nostra posizione strategica, agli anni di esperienza dei nostri medici e alle tecnologie più moderne. Inoltre, i tempi di attesa sono brevissimi perché direttamente nel nostro studio puoi fare gli esami diagnostici più all'avanguardia. Ci avvaliamo anche della microodontoiatria. Studio dentistico Innocenti. Ci prendiamo cura del tuo sorriso. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni.
Sono iscritto in Fiamma per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Vangi, da oltre 50 anni, demolizioni, scavi, smaltimento rifiuti edili e trasporti conto terzi. Offriamo il servizio di noleggio cassoni scarrabili di grandi e piccole dimensioni a Calenzano, in via di Leprata e su vangi.it. Vangi, esperienza e professionalità al servizio di chi costruisce. Continua tutto gol del sabato sera 1-1 tra Roma e Venezia, quando siamo giunti oramai nei minuti di recupero, quindi stanno maturando un pareggio abbastanza clamoroso. Mamma mia. Vediamo la classifica. Certo, non è Roma-Lecce dell'80. Sì, ma lì la Roma perse. Quindi la Roma salirebbe a 60, non aggancia la Lazio che rimane a 62. Fiorentina 59 in attesa. Questo mette su anche l'Atalanta, che a quel punto potrebbe. Si sta scombinando con queste partite via, risultati che caricano, perché anche l'Atalanta a questo punto rientra rientra in gioco. Se finisce così, o pareggia, anche col pareggio l'Atalanta. Sì, sì. Allora, questa partita è finita già da un minuto, capisco. Roma Venezia 1-1. Ancora non è finita, ma questione di secondi, attacca la Roma. Allora, come funziona la questione piazzamento europeo? C'è stata una disquisizione, un dibattito dottrinale, perché ovviamente sapete che con la finale di Coppa Italia Inter-Juve, che dà diritto a giocare ovviamente la Champions, quindi, scusate, l'Europa League, sì. E ovviamente si è chiesti cosa succede se la Roma vince la Conference e dovesse arrivare ottava. Allora, questo è quello che si è detto fino, che sosteneva una parte della dottrina. La Roma non vince la Conference e arriva ottava. Allora, la settima in classifica va ai playoff di Conference League. Se la Roma vince la Conference e arriva ottava, in questo caso il settimo posto non varrebbe più. Roberto, questo è sbagliato, perché noi abbiamo visto il regolamento, tu hai studiato il regolamento. Che succede? No. Oddio. No! Venezia Cosa ha fatto? No. È successa una cosa clamorosa a Roma. Il Venezia ha fallito. Guardate che c'è un check, io ve lo dico, c'è un rigore, c'è un rigore per la Roma. Forse un rigore. No, per la Roma. Sì, sì. Sì, no, è dell'azione precedente. Sì, sì, c'è un rigore per la Roma. Scusa Gianmarco, ma quello che sta succedendo a Venezia era a Roma. C'è un rigore per la Roma. E secondo me il rigore c'è. Allora, seguiamo quello che c'è. Per chi non lo sta seguendo in diretta, può succedere quello che è successo in Fiorentina-Spal, Spal-Fiorentina. Sì, sì, sì. Però il gol lo fece. Esatto, il Venezia stava segnando come aveva fatto la Spal. Sul tiro della Roma, il giocatore l'ha preso con la mano. E adesso c'è questo check, questa partita. Ora dipende dal VAR. Sì, però ciò non toglie che Venezia ha sbagliato un gol a porta vuota. Ma sì, vabbè, ma tanto lo so, tanto ovviamente, poi in quel momento probabilmente nel caso non ci fosse il rigore. Okay. Allora, adesso seguiamo nel frattempo cosa accade a Roma, perché potrebbe esserci il rigore per la Roma. Va a vederlo secondo me. E lo seguiamo. Allora Roberto, spiegaci, la settima va in Europa League Conference, anche se allora è stato chiarito questo fatto molto semplice, perché il regolamento Conference, perché ogni manifestazione c'ha il suo regolamento. Nel frattempo cerchiamo di capire. Ascolta, fa una cosa. L'ha toccato prima il giocatore della Roma. Facciamo una cosa, seguiamo prima quello che sta succedendo a Roma. Non è facile. Così chiariamo cosa sta succedendo a Roma. Allora, non c'è rigore, l'ha toccato prima un giocatore della Roma, non c'è nessun rigore. Finita la partita. C'è il gol sbagliato dal Venezia. C'è un gol macroscopico sbagliato dal Venezia. Allora se faceva gol era valido. Sì, appunto, c'è il gol sbagliato dal Venezia. Sarebbe stato per noi forse anche troppo.
Allora, 1-1 quindi tra Roma e Venezia. Roberto, velocissimo, cosa accade? Allora il velocissimo i tuoi tempi. La dinamica. Allora, il regolamento Conference è assurdo. È assurdo, perché? Perché dice che va in conference, anzi al playoff di conference. Anche qua c'è da chiarire un concetto: non si va direttamente in conference, si va al playoff di conference, perché cambia la dinamica. Un conto è andare alla fase finale, un conto è dover giocare le due gare a ridosso della prima e seconda giornata di campionato e della seconda e della terza giornata di campionato. La disgraziata, lo dico in maniera molto semplice, che si fa il playoff di conference, gioca 5 partite in 14 o 15 giorni nel pieno di agosto, col mercato aperto. Cosa mai successa? Detto questo, il playoff viene disputato dalla prima squadra che in campionato non si, il regolamento dice questo, che non si qualifica per l'Europa League. Quindi quinta, sesta in Europa League, in Italia la settima va a giocare il playoff di conference. Anche se allora, la Roma vince la caso della Roma. La Roma vince la conference. Abbiamo tre tipologie, di cui quattro tipologie, di cui dopo la gara di stasera poi la quarta la facciamo salva. Roma quinta e sesta in campionato, non succede assolutamente niente. Quinta e sesta in Europa League, settima playoff conference. La Roma arriva settima in campionato, e qui l'Europa, la UEFA dà il peggio di sé secondo me, perché se la Roma dovesse vincere la conference e arriva settima, è il posto che vale. Giocando in Europa League, l'Italia resterebbe senza un posto in conference. Ne avrebbe tre in Europa League. Tre in Europa League. Se arriva settima, il settimo in Italia non... Allora, se vinci la Coppa, è successo al Villarreal non è che l'anno scorso. L'ottava subentra alla settima, no. Ed è l'assurdità. La conference ha giocato senza una spagnola lo scorso anno, senza Villarreal. E io pensavo che ci fosse un discorso di tetto di sette squadre, perché se per puro caso l'ottava dovesse vincere la Champions, la nona l'Europa League e la decima la Conference League, l'anno successivo praticamente una nazione fa prima giocare in Europa e il calendario se lo fa fare dalla UEFA. Certo. Perché l'assurdità c'è. Allora, l'Italia giocherebbe senza una squadra. Allora uno dice, allora anche l'ottavo? No! Se la Roma arriva ottava, visto che la regola dice la prima squadra qualificata dopo l'ultima classificata in Europa League da campionato, la settima, se la Roma arriva dall'ottavo posto in poi, la settima sta fuori. Va al playoff di conference. E la Roma l'Italia avrebbe otto squadre. Chiaro? Cioè la Roma non deve arrivare settima. Chiaro? Se la Roma arrivasse ottava per il calcio italiano sarebbe la panacea, allora, perché noi con otto squadre in Europa avremmo la possibilità di rimpolpare il ranking UEFA, che quest'altro anno potremmo avere un problemino, perché la Germania ci supera al momento degli scarti dei punti, e la Francia e ora anche l'Olanda incalzano. Questa non è stata una stagione positiva in Europa per noi, lo dico subito. Sì, però ho visto i punti, sono distaccati enormemente per l'Italia deve scartare un sacco di punti, Angelo. Sì, però... Sai cosa vuol dire? Che la Germania intanto ci va davanti, ma noi ci abbiamo, ora si dice, il culo scoperto? Prima c'avevamo la Germania dietro, ora non ci abbiamo più nessuno. La UEFA con quella riforma di 3 anni fa a noi ci ha salvato. Sì. Se no noi eravamo a un livello calcistico del Portogallo. Sicuramente, per tanti Quindi, anni siamo stati... Però... Dico questo... Il regolamento della conference è fatto con i piedi. Bene. Allora ha ragione. Allora è vero quello che dice Mourinho. Che fanno di tutto per far arrivare la Roma ottava. Perché così c'è otto squadre nelle coppe. Così che se vincesse si va con otto squadre nelle coppe. È incredibile. Allora Mourinho è un po' Mefistofelio. Allora, posso finire il discorso? Assolutamente. Già che ci siamo. Vai. La Roma andò a giocare il playoff l'anno scorso, prima dell'inizio del campionato, da testa di serie, addirittura aveva il coefficiente UEFA più alto di tutte le 17 teste di serie che vanno a fare il playoff piazzate, perché sono 34. Sì, anche perché in Europa dopo la Juventus la Roma è undicesima in questo era momento. Era una delle piazzate medie. Ok. Aveva il coefficiente più alto. In questo momento la Fiorentina, non ci deve sfuggire una cosa, sono finiti i tempi della Champions League e dell'Europa League. In Champions League avevamo goduto il primo anno della buona rendita, esperienza, diciamo, della Coppa UEFA 2007-2008, semifinale, ce lo ricordiamo, no? L'anno successivo in Champions godemmo anche dell'anno precedente, bene o male avevamo fatto un qualcosa di buono, punti di qualificazione, Europa League con Montella non se ne parla perché eravamo sempre testa di serie.
Qui non abbiamo ranking UEFA, noi abbiamo il coefficiente della nazione, 15 punti, 14 punti. L'anno scorso 14-15 era diciamo, l'ago della bilancia tra le teste di serie e le non teste di serie. Cosa voglio dire? Che l'anno scorso fra le teste di serie c'era il Tottenham. La Fiorentina, se non dovesse andare fra le teste di serie, rischia di beccarsi una squadra anche importante. No, attenzione, non è che andiamo a giocare contro gli scazzabuboli come succedeva prima. È un'altra roba questa. Quindi attenzione, cioè noi bisogna sperare di andare in Europa League, in Conference, ma attenzione a farci un'idea, cioè il quinto e il sesto posto in questo momento per noi sarebbe l'ideale. Da provarci senza né se né ma. Chiaro, anche perché ricordiamo che questo signore qua, che vedete, che tutti noi conosciamo e ci ricordiamo nel calcio italiano, con alterne fortune, è vero, Angelo Pollina, Zdenek Zeman, ha parlato in settimana di Conference League come competizione, ma che coppa è? Una competizione di basso livello, coppa dove giocano le squadre dei paesi sottosviluppati. Sì, ma lui come fa a parlare di questo? Non ha mai giocato le coppe. Cioè, per lui ha sempre fatto, addirittura è andato in Svizzera per vincere un campionato di Serie B, non gli è riuscito. Dai, parliamo di un circense del calcio. Vabbè, tu, cioè, diciamo, no, scusa, cominciamo il dente avvelenato. No, sono dente avvelenato per mia natura. Io sono uno che porto rancore, rabbia, per mia natura sono proprio fatto così. Io parlo coi numeri, questo signore è uno che parla molto. Ma nel calcio ha combinato disastri, a parte nelle categorie inferiori, ma ha combinato disastri. Se tu ti piace vedere giocare lui, puoi andare anche al circo, ti diverti tantissimo. Io il calcio non intendo un'altra cosa, disciplina, organizzazione difensiva, poi si fa anche gol. Lui gioca così alla Circense, infatti sono i suoi risultati. Non è mai, che ne sa di coppe, non ha mai giocato. Ora Mourinho, bene o male, e la dico così, sarà una coppa, però se la porta in Italia. È un risultato, un altro dimostra, è inutile, se no si fa come quello, quando la Volpe non arrivava all'uva diceva era acerba. Non dummatura est, no lo acerba. Qualsiasi torneo, poi il valore di un torneo lo danno i soldi, allora è un altro par di mani, ma sempre un torneo, è sempre una coppa internazionale tu porti a casa. E se va a giocare la finale, mi pare, col Feyenoord, è una bella finale. Angelo, hai ragionissimo, però il fatto stesso che la UEFA abbia già previsto per il 2024 l'allargamento della Champions... Ma perché tu, scusami, Čeferin, che te l'ho già detto prima chi è, cosa ha fatto? Non ha voluto fare la Superlega, che quella è una provocazione, ma sta facendo le fatti, l'avete visto come è organizzata? Sì, ma a parte, si può dare tutti i soldi alla Champions e quell'altro no? Noi a Firenze non bisogna guardare questa competizione, certo. Che quest'altro anno per noi potrebbe essere una compagna di viaggio, e se non capiamo prima di cosa si tratta e come potrebbe diventare, perché poi se la Fiorentina dovesse comunque andare a gironi eliminatori non sarebbe mai neanche testa di serie, cioè i problemi comunque potrebbero esserci. Perciò, infatti io quando dicevo qualche trasmissione fa qui che la Fiorentina, ma non puoi andare a giocare alla Fiorentina, le coppe e tornare a essere, no, ma meglio essere in Europa League, no, alla Fiorentina, io sostenevo qui che alla Fiorentina o a qualsiasi altra squadra, lo sai quanto conviene più vincere la Coppa Italia, quanto ti rende di più? Tu pensa solo l'incasso della finale, il premio, alla fine arrivi quasi a 10 milioni e comunque vai in Europa in carrozza che andare in Conference, però così siamo d'accordo. D'altra parte non si possono dare tutti i soldi alle squadre di Champions e così come organizzato che le riempiono di soldi e quell'altri no, dovevano fare un equilibrio, è vero, è Champions sì, ma anche quell'altro dargli un po' di soldi, allora ha un senso perché c'è il valore sportivo che comunque è una competizione, la vinci, poi ognuno dà il valore che vuole, ma sono sempre i titoli che porti a casa, però dagli anche soldi. Sì, ma convieni che la Conference l'hanno fatta, cioè la Conference è fatta di metà squadre che vanno alla fase finale per via ai playoff, sì. Tra l'altro con anche due turni mozzi, ma lasciamo fare, altre che cascano dall'alto, sì. Per dire no ragazzi, vi si fa diamo giocare lo qualcosa. Stesso, esatto, e non è la Conference, è una, come dire, esatto, allora ha ragione Zema, allora ha ragione Zema, però il torneo quest'anno è stato organizzato, allora, dico solo questo, il torneo nella Conference c'erano delle ottime squadre, non ma era... certo, ma nessuno lo nega, ha ragione Zeman, sì o no, ha ragione Zeman, no, ma poi ti ritrovi il Bodo Glimt che con la Roma li metti in difficoltà. Allora, velocissimo, perché abbiamo gli ultimi temi, volete vedere le magliette del prossimo anno, le volete vedere dopo, ve le faccio, non terrorizzare così, la quarta maglietta, che io credo uno compri solo per andarci a dormire la notte. Spiega Francesco, cosa sono queste che vediamo dietro? La Fiorentina ha fatto questo contest fra i tifosi.
tifosi quella chiedendo lì a sinistra, di mandare con quelle delle strisce maglie. Arancioni, che questi. Cos'è? Scusa. No, cioè, sono rosse. Vabbè, sono le sei maglie finaliste. E poi ora i tifosi devono votare quella che gli piacerà di più, sarà la quarta. Fortunatamente la quarta, prima di arrivare a mettersi la quarta, ripeto, sarà per i pigiama, cioè, posto in pigiama. Ma non, guarda, perché, scusa, con tutto il rispetto per chi le ha pensate, però ti voglio dire questo: orribili. Guarda quella che è tutta città sulla pancia, non è così. Massimo, che, perché non chi è non così. Lo vede, quella è la mappa di Firenze. Sì, no, però non è così come dice Gianmarco, come dice l'amico qua. Guarda, che piaccia o meno, loro in base al mercato mondiale, la Juve mette una maglia che è inguardabile, quella giallo canarino, non puoi dire altre cose, ma la deve mettere perché ferma per gli altri, la deve vendere. Se il presidente della Fiorentina, merchandise, decide che questa viene in America, va molto. E secondo me questa è la maglia. È questa più assurda di sicuro. E farà giocare tutte le partite con quella. Ma lo decidono i tifosi, non lo decidi più. Marco, si va in pubblicità oppure posso dire una cosa? No, vai, assolutamente. Allora, diciamo una cosa. Se vuoi creare un'altra pausa pubblicitaria, no, te lo chiedo perché quella azzurra c'ha il te lo chiedo perché se uno riesce a vedere, mentre quella bianca con le due maniche, i ghirigori sono i disegni del marmo del Duomo e del campanile di Giorgio. Io faccio i complimenti a Francesco perché non sapevo queste cose. Apprezzabile, apprezzabile lo sport. No, allora, Roberto, io vorrei raccontare un aneddoto, ormai si può raccontare, perché come gli X-File è caduto in prescrizione, ormai sono la famosa maglia spezzata. Cioè, diciamo spezzata, sì, 26-27, certo. La prima che venne rindossata nella stagione 2013-14. Primo anno di Montella. Secondo anno di Montella. Mi sembra, Sì. Secondo anno di Montella. Primo anno di Montella. Perché era ritornato Luca Toni. Primo anno di Montella, primo anno che torna Luca Toni. Ok. 12-13. Ok. Dove nasce? Nasce all'inaugurazione, nasce qui vicino tra l'altro, all'inaugurazione del Viola Store, Fiorentina Store, dei Gigli. Testimoni, io parlo con Cognini mi chiede un giudizio da storico della Fiorentina delle maglie della Lotto che c'erano in esposizione, perché ovviamente esponevano quello che c'era, e dissi: presidente, sono maglie da ciclista, non lo vede? C'erano toppe a destra e a sinistra, tra l'altro la Lotto neanche visto, non neanche cose minimaliste, no? Belle quadrate, sponsor rosse, grosse, esatto. E lui ci rimase, poi una verde, una gialla, una rossa, ma cos'è? È una arlecchinata. E lui mi disse di fronte a Mincucci e altri, fa: Vinci Guerra, disegnamela te. E si guarda. No, ora ci stai dicendo che è uno scoop questo, ci stai dicendo che hai disegnato la maglia. No, ti dico com'è andata. E disse: no, non c'è bisogno di disegnarla. La terza maglia deve essere un qualcosa che i fiorentini si portano dentro e gli rimane dalla storia. Bravo. Visto che la terza maglia, e la metti raramente, sporadicamente, deve avere un legame con la storia fortissimo. E lui mi disse: e quale consigli? Quella del 26-27, quella spezzata, quella bella, col colletto e quel rosso che ricorda molto il rosso fiorentino. Quale fu quella maglia? Quella, la più venduta in assoluto. Addirittura vi dico una cosa, che non so se lo sapete. Ma anche la meno, nel colletto, la meno indossata. Ti spiego anche perché. Nel colletto c'era scritto Omnibus Locis Pugnatur, lo sapevate? Sì, certo, ce l'ho. Bravo. E quelle lì? Mancini, ce l'ho, perché costava una cifra folle. E lo sai perché è importante che ci sia scritto? Perché le ristamparono, traduci però dal latino, le ripubblicarono, non c'era scritto nelle seconde, quindi già quelle acquisiscono più importanza, ma perché continuavano continuavano a vendere. Gronchi rosa, poi sai maglia. Perché sai perché non funzionò? Perché quella lì è una maglia spezzata, non è inquartata. Allora, in casa contro la Juve Stabia 2-0 in Coppa Italia, secondo turno, Montella mi disse: ma Roberto, non ci si può giocare. Lo so, perché per lo stesso motivo nel 26-27 abbandonarono quella maglia per quella inquartata. Però per chi va allo stadio è bella, è bellissima. Ok? Perché allora qual è il consiglio che si può dare in questi casi? Tra questi, rispetto per tutte queste maglie, ma riprendi la nostra vecchia maglia della storia, la vogliamo biancorossa, metti la biancorossa, sì, inquartata. Scusami, io tu stai facendo un ragionamento che io ritengo inquartata. Perfetto, un libro stampato. Ma una cosa è diversa da andare allo stadio, oggi con neanche guadagni. Vuoi venderle, non Angelo? È che sì. La vuoi vendere? Questa è l'America, maglia. Questa è in America, se vuoi lanciare in merce, sai quante le vendi? Ma guarda che, è lo così. Sai, allora, vuoi sapere l'ultima maglia prima della viola? Che poi, c'è qualche curioso che vorrà sapere se era nata dal lavaggio sbagliato? No, una scelta di Ridolfi. Allora,
L'ultima maglia indossata 28-29 erano tre striscioni che sembra quella lì, però girate in verticale. Sì, sì. Allora, abbi un'attinenza con la storia che la gente se la rimette addosso a vita. Hai ragione, io queste non rappresentano la storia. Ma io la penso come te. Non a caso prima ho detto, proprio sfregiando, che della Juve, che gioca si mise la maglia rosa, c'era la cravatta nera nel 1900. Che gioca con delle maglie che sono impresentabili, ma vedo anche il Barcellona, perché ma non è il calcio, non è più il calcio, devono vendere, perché se tu fai la solita maglia che un appassionato li compra tutte. Ma cioè, sì, ma stiamo facendo leva sul povero disgraziato che se le compra tutte e lo fai andare allo stadio e gli fai comprare l'abbonamento per vedersi la partita in televisione. Ma cosa vuoi? Digli anche che se vuole, come diceva Elio, no? Ti ammazza anche lo stadio e sì, basta. Sì, è così. Ormai il calcio è assurdo alcuni contratti. Perché il calcio, con i guadagni quelli che sono i diritti televisivi, che ormai stanno diventando i padroni del calcio, perché ti spezzano le partite per riempire. Ma cosa disse Galliani? Cosa disse Galliani nel 94? Con le televisioni costerà poco andare allo stadio, perché e l'idea era giusta, perché da presidente di Lega aveva detto almeno si riempiono gli stadi e a casa, chi è a casa, i poltroni, si vedono una partita col pubblico. Certo. Invece no, non c'è pubblico. I cameraman disgraziatissimi delle emittenti devono inquadrare per forza dove c'è pubblico. Hanno l'obbligo solo e a Reggio Emilia, chi va a Reggio Emilia, ragazzi, si deve inventare contro il logorio del calcio moderno, dice Roberto Vinciguerra. Mi è piaciuto il confronto col Gronchi Rosa, però io quando abbiamo ancora chiusura, io lancerei così fra noi un pronostico, perché domani sera Sampdoria Firenze mi piacerebbe. Marcello vince la Fiorentina 1-0. 1-0, rete di Cabral via. E dal lunedì Cabral diventerà un fenomeno con tre gol all'attivo. Vabbè, ma gol decisivi importanti, pesanti. Io penso che vince la Fiorentina, perché la Fiorentina è un'occasione unica, però dipende tutto dal risultato di domani sera. Sei un po' facilone. Penso che vinca la Fiorentina. Io se dovessi mettere una logica, io metterei uno, però ti dico, tutto questo mi cambia dal risultato di domani sera. Due gol, due no gol, Francesco Matteini. Vai, mi lancio in un stravince la Fiorentina di 3. Addirittura non lo so se 3-0, 4-1, 5-2, 6-3, vince di 3. Ma che vuol dire? Paulina parla come Gino della Marta, vi ricordate il calabro fiorentino? È il personaggio di Pieraccioni. Sai, non lo conosci. Questo è anche un complimento. È un personaggio che Pieraccioni faceva quando era nella televisione privata Aria Fresca. Non ci dimentichiamo che adesso la Fiorentina ha un punto dalla Roma. E in caso di arrivo a pari punti, stasera poteva essere letale per via dello sconto diretto, perché la Fiorentina ha quei 4 gol da recuperare, non negli sconti diretti con la Roma, ma nella differenza reti generale, perché attualmente con la Roma siamo a pari punti. Vuol dire che, ma meno 4, vuol dire che se domani vinciamo e con tanti gol di 3, possiamo anche pareggiare con la Juve sesti. Guarda, te lo dico già, Gianmarco, con la Juve vincete, perché all'ottantesimo la Juve è in vantaggio con gol di Vlahovic, dall'ottantesimo in poi la Fiorentina fa due gol. Sono le 23.01, non le 20.45. Io lo dico ora, perché poi dillo dopo. Stiamo ricominciando la puntata. Quando lui ha detto vince di 5, non ha detto una cosa. No, ho detto deve vincere con tanti gol domani. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento. Grazie a tutti gli ospiti. Lunedì intanto a Marassi, ovviamente. Prima, però, ci sono gli appuntamenti sportivi. Di Toscana TV di domani sera, con la splendida Erika Calvani, dalle 20.45, con un parterre de Roi. Vi diciamo solamente che ci sono due ex calciatori freschi che hanno smesso di giocare. Ex calciatore, sei cattivo. Non ha smesso di giocare. Ci saranno due ex calciatori freschi di ritiro, quindi domani 20.45 con Erika Calvani a tutto gol della domenica sera. E che mi resta solamente da augurarvi una calda e serena buonanotte.